sugli scogli, con le tette al vento, il maestrale, lo scirocco, il gardino. Dov'è il coraggio nei momenti della... Eppure una donna nuda sugli scogli fa paura. Perché fa paura? Perché il corpo nudo è stato svalutato dal fatto che la maggior parte di quelli che sono nati non sono nati figli di, ma sono degli incidenti di percorso. Ci sono molte donne che, se fossero più oneste, dovrebbero dire: ho avuto un incidente di percorso, quanti punti ti hanno dato? Presente, certo. Era sul raccordo anulare, uno mi è saltato addosso. Cioè, i Veda dicono: Varna Samsara, tutti i figli non desiderati diventano aggressivi, violenti, ubriachi, stupratori, pedofili, tossicomani. Avete in mente di chi sto parlando? Cioè, quindi bisognerebbe fare in modo che i figli fossero desiderati. Allora, visto che ieri qualcosa, qualcuno ha capito, giusto? Oggi voglio parlare di una cosa diversa da quella di ieri. Allora, volevo parlarvi della biochimica. Mi sono aspettato di prima mattina a tutti, fa un bicchierino di biochimica. Allora, che cosa, spiego cos'è la biologia, cos'è la chimica, cos'è la biochimica, così dopo. Allora, biologia viene dal greco, logos vuol dire sia parola che conoscenza, no? Per cui astrologia, no? Psicologia, biologia. Bios vuol dire vita, bio, no? Per cui se uno si compra il cibo biologico dovrebbe essere più vitale. In teoria tutti i cibi dovrebbero essere biologici, per cui quando dici mi dia il cibo biologico, cosa si deve chiedere? Scusa, ma l'acqua com'è? Non è biologico, mortifero. Mi dia un chilo di pere mortifere, modello Mortimer, biologico, quindi biologico, bios, biologico. Che succede? Succede che il corpo umano è una continua reazione chimica, ma del genere vitale. Allora, cosa vuol dire del genere vitale? Che, facciamo un esempio, H2O, idrogeno e ossigeno è una reazione chimica, ma non è vitale. Non è che se tu metti tre gocce d'acqua le lasci lì, al giorno dopo ha fatto i figli, ci sono altre 15 gocce. Non è così, no? Invece, se nella chimica introduci una memoria biologica, la chimica diventa biochimica. Allora, ci hanno messo un bel po' di anni, io l'ho conosciuto molti anni fa, io ho conosciuto tante persone. Ho avuto la fortuna di conoscere Andrea Lanzara, Goraci, così come vedete, ho delle varietà, la splendida, sai che avevi 22 anni? Ti ricordi quando avevi 22 anni? Lì dopo tocca ne parlo, lui ce la ricordo. Conosco la Rita, conosco la Maccarini, la Vertenati di Arcore. Pensate che lei si chiama Silvia ed è nata ad Arcore, e tutti dicono: questo nome Arcore è Silvio. Quindi conosco un po' di cose, no? E allora cosa conosco? Che i Deva, esseri di luce che vengono da altri pianeti, hanno visto che su questo pianeta c'erano delle reazioni chimiche in corso. Non so, uno dice: guarda, se vai su Giove c'è uno, ho letto che se Giove ha dei lati di metano. Indovinate cosa ho pensato? Se Leni riesce ad andare su Giove, poi a Leni fa: ragazzi, ma se andiamo su, perché il metano ti dà una mano, no? Verrà che arriveranno, questi qui arrivano lì con le navette e ti portano il metano. Però sono reazioni chimiche.
siccome i Deva sono sempre impegnati nel grande gioco cosmico, si chiama Lila in sanscrito, cosa fanno? Vengono su questo pianeta, loro hanno il potere di materializzarsi e smaterializzarsi, perché sono esseri di luce, no? Quindi dove pensano sono. New York, per dire New York, Rimini, Modena, diciamo anche Modena, Porto San Giorgio, un Deva è lui, il Deva, lui è un Deva smemorato questo, Porto San Giorgio. Allora dicono, ma sarebbe bello giocare su questo pianeta, allora per giocare bene su questo pianeta bisognerebbe che mica ci possiamo mettere a fare la fabbrichetta di corpi, dovremmo creare dei corpi che si riproducono. Allora prendono una memoria, ecco, se, ascoltate bene qua le mie parole, prendono una memoria energetica, la trasferiscono nella materia, quella materia cessa di essere inorganica e diventa organica, e quella materia che ha ricevuto la memoria energetica, che quindi diventa materiale, la memoria, nella memoria mettono il programma che è in grado di riprodursi. Immaginate che uno facesse, non so, dove è Giorgio Guidi? La pasta madre, no? Che uno fa la pasta madre, poi riproduce, fa le pagnotte, eccetera. No? Perché la chiamano madre, la pasta? Ma con chi si è sposata? Dov'è il padre? Giorgio Guidi è uno chef all'Istituto Savioli di Riccione e insegna chi è il padre della pasta madre. Se no vengono tutti i panini orfani. Tu ti metti a fare il pane con la pasta madre e così, chi è il padre? Fuori. Per cui diciamo, la panetteria diventa un orfanotrofio di tutti questi poveri panini, infatti li vedi palli di sti panini che dicono papà. Ora se noi andiamo a vedere l'origine etimologica delle parole, la parola, ripetete con me, madre, sembra come l'oratorio, ma ripete la seconda parola, materia. Avete notato che si assomigliano? Avete notato che tutte e due hanno origine dal latino? Dite di sì anche se non l'avete notato, che la parola latina è matrix. Matrix è ciò che dà nascita. Adesso ripetete con me: nascita, nascita. Nato, nato. Però nato no, allora ripete come nascita, nata, natura. Sì, sì, nato non pensa a bombardamenti, guarda come il linguaggio, è nato, è arrivata fin qua, vabbè. Perché in tedesco nato non vuol dire niente, ritorniamo, secondo di come cambi le come cambi le cose. Io quando ero bambino, sono nato nel 1946, Walt Disney era massone, che in Italia sembra una parolaccia, in America no. Da ragazzo Walt era nell'ordine Demolé, e io l'altro giorno ho detto una demolaglia fa Demolé, si chiama Demolé. Allora, Demolé era il capo dei Templari, il capo dei Templari che avevano inventato i titoli, cioè gli assegni. Che cosa facevano? Metti che lì c'è una sede dei Templari, tu viaggiavi lungo le strade, invece degli autogrill c'erano i predoni, i briganti, che ti rubavano tutte le monete d'oro, d'argento, e se ti girava anche di rame ti lasciavano nudo come un calzino. Allora loro hanno inventato i titoli, cioè un pezzo di carta col sigillo, in modo che se si bruciava i soldi rimanevano nel movimento templare. Se te lo rubavano, uno doveva andare alla sede templare, gli facevano quattro domande di filosofia, non rispondere, lo cacciavano a colpi di... Eh,
cazzo lì, fa templare, quindi loro erano ricchissimi. Quando il re di Francia e il Vaticano scoprono che loro, i templari, sono i più ricchi, li fanno fuori e decidono di farlo fuori, mandano un comunicato a tutti i vari enti governativi dicendo: il diavolo si è impossessato di un ordine religioso, sono i templari, il giorno X, all'ora X, arrestateli tutti e fateli fuori tutti. Il giorno X era di un venerdì 13, per quello che porta la sfortuna, perché era il giorno che aveva deciso di chiamarlo. Però lui, questo Demolène, era un grande capo. Negli Stati Uniti, dopo la prima guerra mondiale, fanno l'ordine giovanile Demolène, a cui hanno aderito personaggi come Walt Disney, John Wayne, Bill Clinton, faccio esempio, Berlusconi nel 1000, là invece sono nel gruppo del mondo. Ognuno aderisce ai gruppi che gli aggirano. Anche quello che è andato sulla Luna, che ho conosciuto, che ha fatto esperimenti di telepatia, no? Edgar Mitchell, no? E a che cosa li abituavano? Al coraggio, a cosa? E ad amare la natura, interessante. La natura. Allora, quando ero bambino non sapevo che Walt Disney era del gruppo Demolè, gruppo giovanile massone, però da bambino negli anni 58, 60, 62, la Walt Disney cominciò a fare i primi soldi su Madre Natura, che era un concetto pagano. Però siccome erano furbi, facevano vedere, è primavera, si mettevano lì tutte le telecamere a sport, vedevi la marmotta che si risveglia e dice: oggi è una meravigliosa giornata dell'eternità, io mi regalo il meglio della vita. No, io ho sentito le marmotte, perché conosco le lingue delle marmotte. I fiori che sbocciano, no? I ruscelli, cioè si sciolgono i ghiacci, i ruscelli, i castori. Cioè ci sono dei film dove non si parlava di Dio. Però siccome era con gli animali, perché lui è furbo, no? Lui mi ha detto qua, no? Bisogna acchiappare la gente e portarla a certe conoscenze. E lui fece una sfida, Walt, quando non aveva una lira, dicendo: voglio trasformare l'animale più odiato d'America, pensate, nell'animale più amato d'America. Indovinate chi era l'animale più odiato d'America? Il topo, perché portava tubercolosi, malattie, eccetera, eccetera. Oggi Topolino è l'animale più amato del mondo, tant'è che poi ha fatto Topo Gigio, Geronimo, Topanca. Oggi se vuoi avere successo fa parla un topo che... Topo Zurlini, una roba così. Cioè, capito, le sfide, no? Per far vedere c'è tutto un programma. Ma da dove viene? Dai Deva. Cioè, la vita è sacra. Allora, cos'è la biochimica? La biochimica è aver inserito una memoria energetica nella materia inerte, di modo che la materia non è più inerte, ma è in grado di riprodursi. Tutto chiaro? A questo punto crei dei corpi che sono o vegetali, o animali, ma in realtà sono animali anche vegetali, cioè se per animale si intende che ha l'anima, ce l'hanno pure le piante, per cui crea dei corpi viventi in grado di riprodursi. Tant'è che l'albero si riproduce con i semi. Quando un uomo mette incinta una donna, quando un uomo dà il suo seme, guardaci che faccio, monto? No, lì c'è la moto che fai morto, eh? Gli dà il suo seme, quindi è rimasta la parola seme anche tra maschio e femmina, e quindi attraverso il seme, in quel piccolo seme c'è la memoria che dà la vita, quindi è una memoria biologica che però passa attraverso la chimica, e quindi si chiama
seme biochimico. Siccome ti sta venendo sonno, per richiamare la tua attenzione vado subito così. Hai mai visto il polline? Sai cos'è? Quelle cose bianche, sai cos'è? Che un albero ha avuto un orgasmo a sparare, cioè è meglio quando... Vedo che ti sta tornando la vita. Cioè, apri a Porta Giorgio tutti questi poi ammazza che orgasmo. Oh, è un albero che ha sbottato. A Camargo sbottano, no? Quanti modi abbraccia l'albero che... Ma ce ne sono troppi che sbottano. No, un albero. Quindi alberi. A cui tendevi la pargoletta a mano, il verde e il verde. Tu la mano non la tendi più, tendi. Tu devi vivere 3 ore al giorno tutti i giorni, fino alla morte. Se tu dici così, fino alla morte, pensa che muori voi. Io per essere un illuminato dovrei fare i seminari dicendo cari moribondi. Prima o poi moriremo tutti, come vogliamo passare il tempo tra oggi e quel giorno? Poi una pausa e dire, e se quel giorno fosse oggi? Oh, ma che seminario è? Seminario anche qua, seminario. Che seminario? In sanscrito quello che semino io si chiama Bija Mantra, dove Bija vuol dire seme. Mantra, vibrazione che libera la mente. Per quello che Gesù, anche lui ha seminato il Bija Mantra, e gli viene fuori la parola, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E dove sono registrate i Bija Mantra giusti? Nella Kashi. E uno sempre fa col dito così, no, non c'è la cash su, giù, non è un fatto meccanico. La cash è un elemento chiamato il quinto elemento invisibile che è qui adesso, che registra tutto. Noi usiamo anche la telecamera, ma la cash registra tutto. Quindi un stato di sogno, ubriacatura, allucinogeni, o meglio ancora, meditazione. Qual è la differenza tra quelli, i primi 3 e 4? Che nella meditazione non ci sono effetti collaterali negativi, può avere accesso alla cache e scaricare, si direbbe oggi, unload, scaricare tutte le informazioni. Da, giù, perché è ancora un concetto su, giù, meccanico, no? Cioè c'è sempre questa idea, perché uno non riesce a capire che in questa stanza ci sono infinite dimensioni contemporanee, di cui una registra tutto, per il beneficio di chi? Di chi è qui. Cioè i Deva come hanno organizzato? C'è una memoria genetica, per cui Pesaresi, sai chi è Pesaresi? Niente a Pesaresi. Non riesco a farlo conoscere, è di Filottrana, ciao Pesaresi. Pesaresi ragazzi, è una roccia, no? Di Filottrana. Alzi la mano chi è stato a Filottrana, tu non alzarla che c'è altro, nessuno, parla con l'ufficio del turismo, organizziamo gita scolastica a Filottrana. Organizziamo il seminario. Seminario. Seminario sonoro, quindi Bija Mantra, vibrazione. Allora hanno detto, entrando in un corpo che è una successione di corpi, erediti le informazioni genetiche. Ora, qual è lo svantaggio? Poi a voglia fare costellazione familiare, che noi entriamo in un karma, quello della madre e del padre, che è inquinato da innumerevoli generazioni che hanno accumulato innumerevoli traumi, che ogni trauma dà origine a stress. Quindi noi entriamo, non so, Giorgio, io, anima eterna, entro nel karma, Cerquetti, padre, mia madre si chiamava Paci, il karma era pieno di traumi. Uno, prendi voi. La madre di mio padre, la nobile donna Isida Cerquetti, andava fiera del fatto che il marito non l'avesse mai vista nuda. E io potevo solo dire per questo che è vissuto a lungo, così. No,
certe scene sono hard. Quindi immaginate che DNA, io per quello che capivo mio padre, cioè poveraccio, questo, come fai a colpevolizzare uno che è figlio di una che si chiama Iside? Quando io ho scoperto che mio padre aveva due genitori, di cui la madre si chiamava Iside e il padre Pirro, qualunque cosa facesse, mio padre, allora io ero tolleranza totale, anche se da fuori di matto, perché immaginavo come è stato concepito. Poi ho fatto degli studi, alzate un anno, immaginate che questa era Iside, un camicia, immaginate, coperta fin qui da un camicione, quindi proprio in alto. No, così, però qui il camicione aveva uno spacco più o meno a questa altezza e qui una scritta, non lo può, non lo, cioè com'è? Non lo fa per piacere mio, ma per far piacere a Dio. Tu fallo per far piacere a Goracci. Anzi, Goracci, tu sei il mio Dio, guarda. Quindi uno nasce, deve per forza avere un DNA inquinato, lo devi disinquinare, poi se per caso arrivato a un certo punto non ci capisce più niente, deve entrare in stato di meditazione, avere accesso alla Akash, si chiama in senso Akash, chiamata la memoria della Akash, o il quinto elemento, e scaricare il Sanatana Dharma, i file dell'eterna conoscenza della vita. Qual è l'eterna conoscenza della vita? Che se uno arriva alla periferia della galassia, dove siamo noi, in questo pianeta, con un corpo energetico, e arrivando dal corpo energetico può spostarsi a piacimento, apparire e scomparire, dopo due giorni, ma due giorni, il pianeta gli sembra un monolocale. Entra Africa, America, allora non c'è, no. Noi dovremmo creare dei corpi che come forma assomigliano ai nostri, però sono corpi planetari, quindi il pianeta è 70% di acqua, 30% di terra, il corpo umano è planetario. Poi facciamo un cervello dove il sinistro è per non cadere dalle scale, cioè ti conti i gradini, e il destro per viaggiare nelle dimensioni. Per cui se quando uno scende dalle scale, scende con l'emisfero destro, cade quasi sicuramente. Se però uno vive tutta la vita con quello sinistro ed è solo scale, infatti poi dico sto scalando il successo, non te scali, hai scalato, cioè andiamo su, stai su, classifica, perché è tutto l'emisfero sinistro. Invece l'emisfero sinistro è per muoversi senza farsi del male nella realtà tridimensionale. Quello destro, accesso a tutte le altre dimensioni. Come spiegavo ieri, cosa ha fatto il maschilismo? Ha bloccato l'emisfero destro di tutti gli abitanti, maschi e femmine. Nelle femmine si nota di più perché dopo poi viene il cancro all'utero, al seno, perché l'emisfero destro non trasmette più. Quindi se una donna gestisce il suo corpo con l'emisfero sinistro, quasi sicuramente viene il cancro all'utero, al seno, tutte e due. Si chiama doppietta, se è tutte e due doppietta. Fare la doppietta? No. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire che la memoria energetica non è visibile. Saranno scemi gli americani che all'Università di Los Angeles stanno studiando da 30 anni a colpi di 50 milioni di dollari all'anno la memoria energetica? Dici che questo c'ha tempo da perdere? Sapete cos'è la memoria energetica? Che invece di registrare sul vinile, che era di 33 giri, invece di registrare sul compact disc, che è quello che abbiamo, registra sul vuoto. Poi dice, vorrei la registrazione sul vuoto di Giorgio Cerquetti. Mi dia 30 euro visibili. Ti do la cassetta. Apri la cassetta, c'è il vuoto. Dovrei fare io dei CD che apri, c'è solo come entrare in contatto con la caccia. Ma dov'è il CD? Perché adesso tu sei abituato al CD. E come si chiama quello per ascoltare il CD? Il lettore. E allora chi è il chiaro veggente? Quello che legge la caccia. Allora diamo subito i primi due livelli di illuminazione. Ripete con me.
Primo livello di illuminazione. Conoscere e risolvere le proprie miserie. Detto in italiano si chiama quindi voglio. Azzurrini, quindi voglio. Secondo livello di illuminazione, ripete con me, secondo livello di illuminazione. Imparare a conoscere e gestire le miserie di tutte le persone che incontri. Ecco, ci sono stati e ci sono presenti su questo pianeta molti, non molti, insomma, tra quelli che hanno raggiunto il primo livello dell'illuminazione, la quasi totalità evita gli altri. Molti mi hanno detto, ma cosa fanno tutto il giorno questi yogi sulle caverne dell'Himalaya? Ognuno c'ha la sua cavernetta, se ne sta lì, magari sono vicini in caverna, ma ognuno se ne sta lì. Cosa fanno? Sono arrivati al primo livello e si stanno preparando a uscire dal ciclo ripetuto di nascita di demone. Sono in stand by. Se adesso metto un cartello sull'Himalaya scriverei stand by. Dov'è? Quindi noi quando siamo qui adesso dobbiamo capire, allora c'è una memoria universale della galassia che è registrata nel quinto elemento. Gli americani stanno studiando la memoria energetica, per cui un domani, indovinate chi è molto interessato a questi studi? L'FBI. Poi gli americani hanno sempre su quella onda là. Perché l'FBI? Perché si chiama psicometria. Trovata l'arma del delitto, ti immagini che tu avessi un lettore che ti legge l'arma del delitto e vedi la faccia di Zurlino? Oggi loro hanno la macchina fotografica termica, io l'ho vista in azione in America, poi l'ho vista che la vendono anche in Italia. La macchina termica è una macchina per cui se loro due sono a letto insieme, chi che dei due vuole strangolare l'altro? Lui strangola lei dopo aver dormito la notte con lei e se ne va e trova lei strangolata. Se riescono ad arrivare entro 5 ore, lui ha lasciato una silhouette che loro riescono a misurare. Si chiama traccia termica. Non è che si legga amore e buona energia, però intanto nella misurazione comincia a dire non era un nano. Scattano i nani, non giocava a pallacanestro, cioè il cerchio si stringe, no? La memoria energetica permetterà di leggere, perché negli oggetti si trattiene un po' di memoria, nell'oggetto si trattiene un po' di memoria energetica. Io l'ho spiegato anche ai preti e alle suore e loro hanno detto, però per questo che c'è il culto della reliquia, andate lì da Sant'Antonio da Padova, c'è un pezzo di dente, un pezzo di qua, per la reliquia è ancora libera. Perché? Che cosa emette quella reliquia? Memoria energetica. Poi la gente non la sa leggere, però va là e sente, no? Allora noi con queste informazioni dobbiamo imparare a produrre endorfine. Allora che cosa dice il tantra? Il tantra dice fumi, no, non fumi. Quando noi vediamo uno che fuma non dobbiamo dire non fumare, perché non serve a niente. Dobbiamo dargli un messaggio positivo: ciao, ti stai facendo del male. Poi ti giri e dici anche tu, perché già fumano in due. E gli sembrano fa, andiamo a fumare una sigaretta, uno da solo non gli va in due, facciamoci del male in due, dai. Che verrà che troviamo qualcun altro che si fa del male con noi. Quando vedi uno che comincia a bere alcol, ciao, ti stai facendo del male. Quando uno mangia spezzatino di maiale morto con patate, bisogna tagliare. E a Modena lo fanno, che fa la faccia a Modena. Bisogna andare nei ristoranti di Modena e dire, col megafono, perché vi state facendo del male? Allora la domanda è, quello lì dice, ma io non mi sto facendo del male, no?
perché noi pensiamo che il colesterolo, la Valsoia ha fatto tutta una campagna nazionale in televisione sul colesterolo, ma non c'è ancora un'azienda che fa sul karma. Non è che dice diventa vegetariano ti fai un karma negativo, ma che cos'è il karma negativo? Che si abbassa il livello di coscienza, quindi l'energia è sovraccarica nei chakra bassi, non arriva ai chakra alti, due ghiandole che sono qui, quindi conviene esprimere solo parole positive, le parole negative lasciare agli altri, ma qual è il tuo problema? Non ho sentito, ma l'ha detto, non voglio ricordare, ma lui l'ha detto, non mi interessa. E qui citiamo Dante Alighieri, non ti curare dell'orma, guarda, una specie di viaggio continuo alla Dante, no? Cioè, detto nel gergo popolare, pedala. Vedi, problemi? O mica ricorda le guide, là, i bovis, là, le radiazioni. Una volta uno come lui avrebbe fatto il geometra, oggi il radione. E dimmi che i tempi non sono cambiati. Prima dice dobbiamo fare una palazzina a due piani, chiamiamo il geometra. Oggi dice dobbiamo purificare una città, chiamiamo il radionico. Ora i Deva sono quelli che conoscono la radionica. Perché la radionica che cos'è? Allora, prima di tutto la parola radionica viene da un punto che irradia. Radio vuol dire quello che si chiama raggio. Quindi ognuno di noi, dal punto di vista della radionica, emette delle onde. Lui giustamente dice, o con degli strumenti che adesso stanno creando negli Stati Uniti, o con il tuo strumento, che sono i chakra, riesci a leggere l'ampiezza di raggio, giusto? E quindi riesci a stabilire, questo non arriva a mezzo metro, questo arriva a 5 km, questo sta arrivando in tutto l'universo. Allora, lo yoga tantrico dice, finché ti fai del male, non c'è speranza. Cioè proprio non c'è, perché sei tu che ti stai facendo del male. Allora che cos'è il karma negativo? Che introducendo nella mente, nel corpo, sostanze negative, i livelli di coscienza si abbassano. Quindi come dicevamo prima con lui, con il nostro amico, le due ghiandole qua non producono. E che cosa dovrebbero produrre? Molecole. C'è una molecola che... Allora, queste molecole nei Veda non erano chiamate molecole, perché c'è il linguaggio scientifico. Erano chiamate gocce, perché sono come delle gocce. Sono delle micro gocce, così piccole, però sono biologiche. Cioè biologico vuol dire che portano informazioni. Queste ghiandole riescono a produrre miliardi di molecole, quindi informazioni molecolari, e ancora non si è capito, cioè non l'ha capito la scienza occidentale, come fanno da queste due ghiandole a inserirle. Immaginate che ogni cellula è come se avesse una cassetta delle lettere, c'è posta per te, non si capisce come fanno queste due ghiandole a far arrivare l'informazione a tutte le cellule del corpo, però hanno scoperto, l'hanno chiamata informazione biochimica, l'hanno chiamata informazione biochimica, per cui ci sono molecole distruttive, quando dice problemi, angoscia, oddio, para, oppure molecole rigeneranti. Una molecola di cui parla, una goccia di cui parla il Tantra, si chiama Amrita. In sanscrito, quando una cosa non è, si mette il nome con la A davanti. Per cui Imsa vuol dire violenza, Ahimsa vuol dire non violenza, come alcolico, analcolico. C'è anche in greco si chiama A, la A si chiama Alfa, è chiamato Alfa privativo, no? C'è gerarchia, anarchia, cioè che uno che non riconosce il potere, quindi A. Allora Amrita, Mrita, la parola Mrita è quella parola sanscrita che dà origine alla parola italiana morte, per cui la Amrita vuol dire non morte. Il greco viene dal sanscrito, come tutti voi sapete, cioè dal greco,
l'etichettamento di Bobis, il Bobis, per chi non l'avesse, l'unità di misura, dava più Bobis, era lì che era come si chiamava, e Bobis, si chiamano Bobis, ognuno chiama, perché Bobis è quello che l'ha misurata, per poi il signor Bobis, se si chiamava Cerquetti, diceva che i 20.000 Cerquetti, quindi si chiamava Bobis. Il greco viene dal sanscrito, il sanscrito è la lingua dei Deva, si chiama Devanagara, i Deva parlano in sanscrito. Se vedete un Deva, questo lì è la maglietta, ha Om Shanti, lui fa Om, voi Hare Krishna, fate finta che sapete tutto, Om Shanti, Hare Krishna, che gli deve dire, Om Shanti, i Deva parlano in sanscrito, tutte le lingue vengono dalla lingua madre che è il sanscrito. Quindi Amrita, non morte, che cosa diventa in greco? Voi che avete studiato il greco antico, si vede dalle facce, un po' stanche. Diventa Ambrotos. Protos. E la sostanza si chiama Ambrosia. Tradotta banalmente in lettere degli dei. E uno pensa che sia un chiappi. Ieri sera in stato etilico il buon Werther si avvicinava alla nostra tavola e ha detto Om Chianti Om. Io vado con la litania, forte, vedi che ha detto dove è Werther? Hai già trovato una delle Om Chianti Om. Bisogna sdrammatizzare tutto, anche il Dino. Però molti hanno pensato che il nettare degli dèi era quello, tant'è che loro hanno detto in vino veritas. Avendo chiamato l'ambrosia, che è ambrosia, l'immortale, hanno chiamato una sostanza che è mortale, perché crea la cirrosi epatica, capito? Bevati, eh? Fatti un bicchierino di vino, e la veritas del vino è che muore in cirrosi epatica, quella è la veritas. Qui c'è stata una degenerazione, qualche asura gli ha fatto credere che era nel vino la veritas, e che quella era l'ambrosia, invece ambrotos vuol dire immortale, da amrita. In stato di calma, la kundalini, l'energia vitale, sale, quando arriva nei chakra superiori, qua comincia automaticamente la produzione, di quelle che adesso l'Occidente da 25 anni riconosce come esistenti, che si chiamano endorfine. Sarebbe ora che qualcun altro cominciasse a comunicare. Un maestro spirituale non lascia successori, lascia persone che insegnano quello che hanno imparato. Non c'è la piramide verticale, non è una struttura militare la spiritualità. Come dicevo io, chi è il successore di Gesù Cristo? Chi è il successore di Buddha? Chi è il successore di Osho? Mostrano a scoprire chi è il successore di Sai Baba. Dice, quello non ha indicato nessuno, allora se n'è andato. Si è sbattuto la porta, se n'è andato. Un'anima realizzata la riconosci perché non ha due cose, non ha né guardia nel corpo né segretario. Quando voi cercate uno, risponde la segretaria, metti giù, non sta neanche a dirti sei. Un'anima realizzata non ha né guardia nel corpo né segretario, sai che cosa c'ha? Un buon karma, ho detto bene, quindi come si fa alle 11:05 di una domenica di maggio a produrre Amrita? Bisogna liberare la mente da ogni negatività. Allora, ripetiamo questo mantra in voce soft. Voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente. Chiaro? Quindi bisogna fare un lavaggio energetico psicosomatico, psicofisico, in modo che uno non ingerisce negatività, né per bocca,
né per orecchio né per occhio, cioè non permette all'insieme corpo, mente e spirito di essere intaccato da negatività. Quindi bisogna cambiare. Dieta in greco vuol dire stile di vita, non vuol dire alimentazione. Quindi uno deve avere una dieta, uno stile di vita dove non c'è niente di negativo. Però che cosa succede? Che se uno non ha emozioni belle, siccome la mente vive di emozioni, si carica di quelle brutte. Allora, colpevolizzando il povero Vincenzino che aveva scoperto in un campo di grano, sembra quasi di Andrei, la canzone del Pirito. Voti, quando dico queste cose, cioè, avevo già sentito quella canzone. Era Battisti, non era lei. Quindi purificando i chakra, lo yoga tantrico, per questo che lo yoga tantrico non è contrario al sesso. Molti hanno pensato che siccome lo yoga tantrico non è contrario al sesso, è solo sesso. E allora qualcuno ha chiamato lo yoga del sesso. No, dice, non sono contrario al sesso se la sessualità, la fisicità sono, usiamo una parola chiave, il punto di partenza verso il chakra superiore. È come se uno sta in una casa di 7 piani e abita al 7° piano e dici, sei contrario alla portineria? Sei contrario al 1° piano, al 2° al 3°? No, ci passo tutti i giorni. Perché? Abito al 7°. Allora, la coscienza, per sua definizione, abita al 7° cielo. Perché? Come chakra erano invisibili, erano chiamati cieli, cieli, cielo. Cielo vuol dire nascosto. Per questo quando dice cielo mio marito vuol dire che era nascosto. Sono alcune donne che dicono cielo mio marito, ma io che cielo? Cielo. La parola cielo viene dall'antico celare, in italiano si dice ancora, ho celato l'amante nell'armadio. Per quello che molti da voi vanno a cercare gli scheletri nell'armadio, perché si trovano. Ci sono gli scheletri. Si chiama oddio! Pino! Ho dimenticato Pino! Ho trovato un magnificato nome. Una volta a Milano in un seminario ho detto le donne dovrebbero curare più la figa, una bellissima, ho detto, ah, io che c'è? Ma non potevi chiamarla in un altro modo? Ma come? E lei ha detto, patata. No, io ho risposto, vabbè che sono vegetariano, però se io la chiamassi patata ogni volta che mangio le patate penserei alla figa. C'è l'intervallo, mi si avvicina un'altra strafiga della Madonna, vedi che mi fa? Io la chiamo patatina. Forse che me le sto per mangiare le patatine. Tra piselli, patate. Dico, fammi patate con piselli, va. Il menù del birillo. Dovrei farmi un po' di patate. Allora, lo yoga tantrico non è contrario alla fisicità, né maschile né femminile. Spiega solo che tra maschile e maschile passa un po' di energia, perché l'energia passa anche dai cristalli, anche dai pavimenti, no? Ma tra maschile e femminile ne passa di più, perché si crea un'onda continua chiamata frequenza, e se tu riesci a stare su quella frequenza, frequentazione, l'energia passa. Quindi ogni volta che un maschio e una femmina si incontrano, potrebbero anche stare fermi a parlare di ricarica. Tu dici che ci fesse lì, che fai? L'autoricarico, dammi il ricarico. E faccio la ricarica. Immagini se le hostess fossero come le altre. Lui arriverebbe a fare il business della Madonna, perché lui viaggia su lei, deve arrivare un po' a fare un business. No, paghi qualcosa in più, c'è una che ti tiene per mano, ti fa la ricarica, arrivi giù, perché poi lui aiuta la hostess, io lo faccio per la hostess, no? Lui è uno che aiuta la OMS, tu aiutando lui aiuti la OMS, non solo l'Italia, anche la OMS. Perché? Perché c'è l'energia femminile.
Quindi la fisicità, provate a prendere per mano che avete vicino, andate da Dio, vai, vai, vai. Questo contatto, potete anche cambiare posto, eh? Se avete sbagliato posto, cambia il corpo, può cambiare posto. Ecco, proviamo a sentire in modo allegro, simpatico, sincero. Quindi non è precisa, fai collegamenti. Allora, proviamo un attimo a sentire che sta passando energia. Proviamo a dire, lascio scorrere l'energia. Sapete perché nelle favole, siccome erano per i bambini, quando doveva la fata fare la magia, cosa faceva? C'aveva la bacchetta magica. Quindi lei stava qui, senza toccare la testa, allungava e toccava con la bacchetta. Che cos'era quella bacchetta? Era qualche centimetro in più. Ma dov'è? Cos'è che arriva qualche centimetro in più? L'energia. Però come la visualizzava? Come un'estensione visibile, perché era per i bambini, e l'ha chiamata la bacchetta magica. Allora Gigi dice, voi non c'è mica la bacchetta magica. No, ce l'abbiamo tutti. Cioè, quando tu fai così, se vuoi, esce energia. E però più ti avvicini, più aumenta i bolis. Però man mano che ti allontani, anche a un metro, già anche a due metri ancora c'è la bacchetta magica. E quello è il famoso passaggio Cappella Sistina, no? Dio che tocca col dito, ma scusa, non poteva fare un passo e abbracciarlo, no? Cosa sta? Stava così, roba che casca dalle nuvole, eccetera. Allora fai un attimo Adamo, io faccio Dio ovviamente. Cioè, quindi quando ti fa così, scusa, ma santo Dio, nel senso buono di Dio, avvicinati, no, perché voleva far vedere che l'energia, siccome erano esoterici, paga il Vaticano, mo gli ci metto dentro messaggi simbolici, qualcuno capirà, io. Fa tutta una roba, quello dalla nuvola, ancora un po' si sporge, no? Questo è quello. Dove si toccano le dita, vuol dire che arriva l'energia. Quindi mettetevi sempre a distanza, no, anche il braccio, però non allontanatevi da una persona che sentite cara, per quello che arrivano i fans, perché parla energia, però loro prendono energia visuale, il look, vedi Lady Gaga, Lady qua, Lady su, il look, no? Invece altri volevano andare da Padre Pio, sai, Baba, Gesù, perché l'energia, come diceva il radionico, c'è un'energia che viene emanata, quindi senti l'energia. Proviamo un attimo, un minuto, chiudiamo gli occhi, proviamo a sentire l'energia. È chiaro che ognuno ama la mamma, il papà, la zia, la portinaia, la figlia, molti amano più la figlia della portinaia che la portinaia. Dice, sì, tutte queste cose ora che le capisci, a una certa età. Salutano la madre per toccare la figlia, ecco. Il programma si chiama La figlia della portinaia. Guaraci la salunga, sento una risata nell'etere. Se noi stiamo allegri, aumenta il flusso energetico. Per quello che la gente bisogna dividere di lì, perché nel momento in cui lì è come un sasso nello stagno, provate le onde, vum, 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 vum. Prova a continuare a buttare sassi sempre nello stesso punto, crei un'onda continua. No? Quindi è sempre lo stesso punto, onda continua. Infatti la cascata cosa fa? Non è un sasso, casca l'acqua, hanno visto che vicino alle cascate che si fanno pure le centrali idroelettriche, è pieno di energia. Hanno visto tutti gli alberghi che sono a Niagara Falls, le cascate di Niagara in italiano, hanno fatto centinaia di alberghi dove vanno in viaggio di nozze, perché tu ti metti vicino a una cascata e il pirillo ha dei momenti, perché lì c'è tanto di quel prana, lì c'è del prana da vendere e vanno tutti in viaggio di nozze. Non farà tempo andare in albergo che gli saltano addosso.
nel nome della cascata, cioè no. Infatti in inglese non si dice innamorarsi, si dice cadere, I fall in love, cioè in italiano si chiama il salto addosso, tradotto liberamente. I fell in love with her, traduzione, io sono saltato addosso, fall, caduto, sono caduto. Sì, perché è cascata la mia gara, lì c'è un'altra zona, il deserto, quindi tu vedi o vicino a Las Vegas, per il deserto asciutto, ti toglie l'umidità e il perillo si risveglia. Io ho fatto studi sul perillo, ho girato il mondo, ho usato il perillo come, sai come hai fatto mai? Col perillo in mano vedevo qui sì, qui no, qui. Se devo dire la verità è questo. Perché? Perché? Allora fatemi un regalo, perché tanto siamo amici. Se andate domani in giro e dite che siete stati a segnare gli occhiquenti, di cosa hai capito? Due cose, il pericolo e il clitoride. Ieri ho spiegato tutto il clitoride e non mi sono fatto mancare neanche una cosa. Oggi il pirillo e poi finito il seminario. Ma tu come vai avanti? Il pirillo e il clitoride. Nel nostro gergo potremmo chiamarlo PC, pirillo e clitoride, c'è il PC. C'è il PC. Questo è un pre-orgasmo continuo. Caracanda, ci sono delle sedie libere laggiù. Allora, in realtà, una ricchezza come quella di oggi, persone che sono qui, che vibrano amore e buona energia, automaticamente la kundalini di ognuno va su. E uno se ne accorge dopo. Allora, cosa deve fare? Bisogna registrare adesso e poi fare in modo che la registrazione la risenti, no? E come dice, c'è una bella canzone, fammela registrare, c'è un bel film, fammelo registrare. Allora, ripetete con me, io registro adesso dei momenti meravigliosi da ricordare con amore, perché sono semi energetici. Quindi se uno registra, la cosa bella del DNA è che è una memoria, quindi le nostre 100 trilioni di cellule si registrano, che qui va bene, registra e poi porta a casa. Casa dove? Il corpo è la casa. Quindi noi registriamo dei bei momenti, stiamo insieme, però chiamiamolo per nome. Questa molecola che mantiene in vita, dà energia, si chiama amarita. Queste molecole le hanno studiate da poco, si chiamano endorfine, che sembrano droghe interne, endo vuol dire droga. Ma lo studio delle endorfine è ancora agli inizi, perché riuscire a capire gli effetti molecolari non è facile, anche per la scienza che ci abbiamo adesso. Se una cellula è invisibile, pensate le molecole. Ecco, vi faccio capire le molecole. Mettiamo che qui una si è riempita di profumo. Tu ti metti a 5 metri, lo senti, a 3 metri lo senti. Ma che cos'è che arriva nel tuo naso? Si dice l'odore di profumo. Ecco, sapete cos'è quello che arriva al naso? Molecole. Quindi uno fa, ah, che cos'è? Ma ha preso una molecola? Che molecola è? La molecola, infatti, quando uno non vuole far entrare certe molecole, fa, io me ne vado. Con queste molecole muoto io. Si tappa il naso. Però sono invisibili. Se uno avesse una visione molecolare, vede, qua c'è un via vai di molecole, no? Chanel, Dolce Gabbana, Armani, spray, molecole. Anche quando tu spruzzi lo spray, vedi uscire ma non lo vedi più, perché è talmente piccolo che non lo vedi. Quindi noi possiamo con queste due ghiandole produrre miliardi
di miliardi di molecole che fanno bene a tutte le cose. Allora, lo yoga tantrico dice, non è che devi pensare bene di tutti, però evita di pensare male di qualcuno. Per molti dicono, non pensare male di qualcuno, rispondo, devo amare tutti, ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Cioè, proviamo a dirlo insieme, io evito di pensare male di qualcuno. Anche se uno arrivasse con la più grande aggressività dell'universo, se non c'è in te un po' si calma. Per questo che dicono, no. Vedi il libro Lockhart, c'aveva il cobra che andava a pigliare il latte da lui, il cobra la mattina bussava, latte, cobra. Perché il cobra invece ha un altro la morte? Perché l'altro, avendo paura del cobra, pensa, se morisse il cobra fa meglio che muori prima tu, cioè si parla nella comunicazione telepatica. Perché c'è chi yogi vanno nelle foreste e la tigre non li mangia? Ma è semplice, perché non mandano vibrazioni di aggressività. Quindi che cosa fa l'animale? L'animale fa come il sonar, manda un'onda, se l'onda rimbalza, pericolo, se l'onda non rimbalza non c'è pericolo. Io e Vettuglio lo vediamo con i cani e i gatti. Avevamo provato con i cani e i porci, poi abbiamo cambiato. No, non si vedono più un po', a parte qualcuno. Cani e porci. Siamo usciti dall'albergo, l'altro giorno c'era un gattone, tipo Silvestro, bianco e nero. Appena mi ha dato il mantra, ti vogliamo bene, lui si è mosso, è arrivato subito a fare le coccole, che gatti in genere, le gatti. Con insieme a Paola, ad Alessandro, abbiamo adottato 5 cagnolini in India, di cui 2 erano semi orfani, cioè la madre era sderenata, e 3 proprio orfani, di cui una morto subito, e l'altro l'abbiamo beccato cacciando i corvi che lo stavano beccando. E vabbè, oh. Alla fine, siccome Vettuglia preparava il latte 3 volte al giorno, io facevo il portatore e lei andava in spiaggia, loro dovevano lì proprio portarci. Alla fine, dopo un mese che alimentavamo questi cani, indovinate gli indiani come chiamavano quei cani? Italian Dogs. Cani italiani. Cioè, per distinguere gli altri cani, oh, very good, it's Italian Dogs. Cioè, oramai hanno la cittadinanza, devono portare un italiano. Siccome erano piccoletti, stavano sempre insieme, però andavano un po' di qua di là. Poi, siccome lì c'era un posto dove andavano molti a meditare, che cosa hanno fatto questi 3 orfanelli? Andavano da quelli che meditavano, si mettevano lì, così quello quando usciva dalla meditazione vedeva i piccoletti tipo c'è una tazzetta di latte, no? Oh, noi abbiamo iniziato, poi sono nati i russi con lo yogurt, lì si sono commossi. Alla fine questi erano delle panze così. Quando io stavo all'inizio della spiaggia, che è grande, con latte, le ciotole, per tutti andavo a cercarli perché si mimetizzavano con la sabbia, tornavano. Trotterando, qualcuno era così emozionato che si fermava all'improvviso a fare la pipì e che poi arrivavano, no, guarda, diceva, per tutti, quindi aspettavano tutti insieme. Ma perché quelli non sono cani, sono anime eterne col corpo di cani. Sono anime eterne col corpo di cani. Quindi quando il livello di coscienza è andato sopra, ve ne accorgete perché gli animali se ne accorgono. Ma non far l'errore che snob, c'è quelle che dicono io più conosco gli uomini più vado d'accordo con gli animali. Ma cosa mi dice? Vado d'accordo con gli animali. L'animale dice cosa mi tocca fare per la ciotola, pure stanno a rompere le palle. Io ho letto le memorie di un gatto di casa, che mi tocca fare per la ciotola, prostituzione gattile, eh? O c'hai la visione equanime, San Filippo Neri, San Francesco, San Francesco Saverio, cioè tutti questi santi, no? San Giuseppe Copertino. San Giuseppe Copertino disse, vedete quelle pecore, mi capiscono di più di voi. Allora le guardavano, allora lui le ha guardate e ha detto, venite, tutte le pecore state lì così. Se vedi, io preferisco predicare alle pecore tutte belle che a voi.
perché San Giuseppe da Corcrino, forse l'ultimo perla, è stato l'unico santo nella storia del cristianesimo. Io ho scritto un articolo che sono molto affezionato, che si alzava da terra durante la messa. Questo tutti a vedere i papi, cioè questo andava in estasi e si sollevava da terra e si fermava sul soffitto, se no andava sulla luna, chissà dove andava. L'hanno visto tutti. Tant'è che il capo dell'Inquisizione, Inquisizione aveva fatto fuori un sacco di gente per ostentata santità, cioè c'era un reato, ostentata santità. Allora viene convocato a Napoli per ostentata santità e gli fanno il processo. Allora dico, vediamo, allora lo portano dalle sue clausure e gli dicono fai la messa, vediamo se è vero. Lui fa la messa, a un certo punto va in trance, salza da terra, le suore sono svenute. E il capo dell'Inquisizione ha detto, questo salza. Lui poi, quando è morto, San Giuseppe da Copertino, il capo dell'Inquisizione è diventato Papa e l'ha fatto subito santo per quello, perché l'ha detto, l'ho visto io che sono santo. Sono venuti il viceré di Spagna con le dame, lui è entrato in chiesa e quella volta si è alzato in volo anche prima della messa, le dame svenute, no? Perché era una roba impressionante, dicono che cammina poi di colpo e stava là. Solo che pare che mentre si alzava il volo, ti dava gli occhi e lanciava un urlo pazzesco, tipo Tarzan. Era pure agghiacciato, era urlo e volo. Di colpo. La faccia è tipo Padre Pio, proprio di quella zona lì vicino a Padre Pio, no? Un po' così, un po' incazzoso. Cioè quelle facce un po' che dici, questo ti guarda male, no? Camminava così, poi faceva chiudere gli occhi uomo. E lui tante volte andava a dire, è andato dalle suore e gli ha detto guardate che gli uccellini sono tutti amici miei, appena finito tutti gli uccellini sono arrivati da lui. Come la vuoi mettere? Che c'è quello che si chiama odore di santità. Ma cos'è questo odore di santità? Molecole. Gli animali, se uno produce molecole di santità, lo sentono, proprio a livello olfattivo. No? Lui dice, quello lì è un odore di santità, a me sembra Dolce Gabbana. Io sapevo che di Dolce Gabbana, che una volta ci ha azzeccato. Una volta ho abbracciato una, e gli ho detto Dolce Gabbana, ma come hai fatto? Dico, cioè, sì, Dio, buttata lì, però dopo per non fare più brutto figlio non lo dico più, perché roba che sbagli, confondi Armani con una cosa. Però quella volta mi è venuto, l'ho abbracciata e ho detto, sento Dolce Gabbana, ma è vero, come hai fatto? Però in realtà, a livello subconscio, noi siamo tutti sensitivi. Ovvero sia, ognuno di noi è in grado di percepire tutto, tutto. Milarepa si faceva il bello ticket, tipo strano, a un certo punto c'erano quattro asure che appena Milarepa in una caverna dell'Himalaya si metteva a meditare andavano a rompergli le palle. Apparivano come mostri, sai come nei film, no? Con le corde, la palla, creavano immagini virtuali. Quando dice l'inferno, i forcosi, sono immagini virtuali che tu però quando le vedi sono reali, no? Allora non le pare non ci riuscivano. A un certo punto un giorno decidono di arrivare in quattro nella caverna con la forma umana, entrano di colpo tutti stracciati, graffiati, con delle piaghe, così stare. E vanno lì, come sai, con le meditazioni, là fai boh, no? Lui si sveglia la meditazione lì del piano. E dice, posso offrirvi un tè? E loro si sedettero, presero il tè e dissero la frase, è meglio che andiamo a rompere le palle a qualcun altro che la rompa. Perché l'asura gode nel rompere le palle. Tipo amici miei, scherzi a parte, cioè va a rompere le palle. Quindi quando vede uno che medita, fa, adesso questo qui, ce lo lavoriamo noi, no? Quindi bisogna imparare a lasciare scorrere,
qualunque cosa lascia scorrere. Facendo così, che cosa creiamo? Un vortice di energia positiva. Chakra vuol dire vortice. Lo yoga tantrico dice: se noi impariamo a smuovere le energie a vortice, tutto funziona meglio. Allora, stiamo organizzando. Allora, io vado in India 3 mesi, Paolo anche. Facciamo 3 viaggi in India. Per chi deve lavorare a Natale, è il periodo di Natale, tipo 25-10 gennaio, più o meno. Poi un altro gruppo, 15 gennaio, 30 gennaio. Un altro gruppo, primi di febbraio, metà febbraio. All'ora di pranzo, chi vuol venire si mette a tavolo da Paolo, cioè c'è un tavolo con 300 persone. Cioè chi vuole venire si mette a pranzo da Paolo. Oh. Oh. Poi siccome siamo nelle Marche, a Marina di Monte Marchion, tipo Monte Carlo, Monte Marciano, segui i ponti, no? Monte Carlo, Monte Marciano, quest'estate, luglio-agosto, siamo lì, c'è il mare. Lui ha notato che l'acqua è salata, tutto regolare. Ha detto, fa un testo, mi successo altro. Quindi è un mare Adriatico, Adriatico. E se volete venire un weekend, 2 weekend, 1 settimana, 2 settimane, prenotate con Paolo Avaro e a pranzo mangia, voglio dire, a tavolo oggi che succede. Ti metto 2 hostess che danno già di dire. Facciamo check-in. Cioè, se volete venire in luglio agosto, noi ci siamo, venite lì. Invece, se voi andate su Facebook, ripetete con me, Giorgio Cerqueti ti ama, riceverete regolarmente come posta dove faccio incontri e conferenze. Se uno poi vuol sapere, va su, ripetete, www.cerqueti.org, c'è il calendario, vi dice dove siamo. Cioè, se uno avesse visto oggi, vedeva che eravamo qui. Quindi il segreto è, in modo libero, autonomo, indipendente, cosmico, rimaniamo in contatto, senza appartenere a niente. No? Allora, siccome qualcuno dice, ah Giorgio, tu sei il mio maestro, allora io spiego, se il maestro sono io, chi sta con me è amico, non è né studente, né allievo, né discepolo. A me quando c'è gente che mi presenta l'allievo, è l'allievo che fa... A uno la prima volta, ma tu sei arrivato da qua da 10 anni, ma che sei ritardato mentalmente? Ma che fa l'allievo per 10 anni? Io poi ho fatto una gaffa, ho detto a quella che pensavo che era il marito, invece era un allievo. O è un agente sotto copertura. Quindi non gradiamo discepoli dopo Giuda, quel fattaccio lì. Dopo il 68 non gradiamo studenti. Dopo gli allevamenti industriali non vogliamo allievi. Per fortuna che ho le spalle coperte, non vogliamo neanche i fans dopo Giovanni, hai salvato la vita. Grazie, hai salvato la vita. Abbraccio, fai sentire che la Natale è vicina ai suoi frequent flyer. Insomma, non vogliamo fans, cosa vogliamo? Vogliamo amici. Uno può benissimo seguire quello che insegno ed essere amico, perché no? Va. Allora andiamo a chi gli va di essere amico. Poi se uno diventa amico di Giorgio Cerqueti, c'ha diritto a Miss Universo. Oh, sai cosa ti dico? Vedendo quelle due, ti dico il mantra del deserto. I cani abbaiano e la carovana avanza. Poi sai cosa ti dico? Si chiude una porta, si apre un portone. Io ho anche il mantra del deserto, me l'ho insegnato quando andavo in Kenya. Quando andavo in Kenya c'era Said, che
mi ha detto, l'agronomo che parla italiano ha aperto un negozio in Sarto Moderno, che era un altro, è stato dove andava a Priatore a farsi i vestiti, dico, era Sarto Moderno. Fa, Giorgio, tu sei un grande, però ti devo insegnare qualcosa. Ecco, si chiude una porta, si apre il portone. Questa sarebbe. E quello del deserto, i cani appaiono, la carovana avanza. Io ogni tanto qualcuno che appaia lo vedo e io avanzo. Quindi chi crede nell'amicizia si trova anche questo tipo di amicizia. Poi, prima di andare via, le hostess distribuiranno. Questo ha diritto a un volo karmico, uscite là. Prendetene uno, non mandate i soldi subito, aspettate di chiederli a tutti, perderete delle amicizie, vabbè. Bussate, me dà un'offerta per l'ONU. Allora, cioè, raccogliete 100-200 euro e ce li mandate. C'è, no? Perché in molte parti del mondo un euro può fare molto. È chiaro? No. Adesso, dopo, prima quando vanno via, adesso facciamo dei mantra per quelli che ieri non c'erano. D'accordo? Facciamo dei mantra, poi andiamo a mangiare con calma e dalle 3 alle 5 torniamo qui. Chi invece deve ripartire, riparte. E li noteremo per la loro assenza. Buon viaggio, Robby. Allora, è partito. Dicono, dov'è Robby? È partito. Partito. Allora, perché vibrare i mantra insieme fa bene? Vibrare i mantra insieme fa bene perché non siamo soggetti a un'interpretazione culturale. Per cui se io dico ah, anche un turco capisce che mi sto rilassando. Quindi ci sono dei suoni universali. Adesso facciamo prima una respirazione di relax, poi le vocali, poi il mantra om, poi ci viene l'appetito e andiamo tutti da Gianni. Gianni Gori, Gori, Gori. Gianni Gori, 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 Ari, Ari, Ari Gori. Allora, proviamo, lo faccio io la prima volta, ma è semplicissimo. Provate a inspirare col naso, guardate me, ed espirare lentissimamente con la bocca mettendo il suono A, così. Allargato, facciamo due o tre volte, dai, cominciamo. Viene quasi voglia di dire buongiorno, seconda volta. Terza. Il suono della guarigione. Ma perché allora quando uno sente dolore dice ah? Perché il suono della guarigione. E quando il suono I è il suono della profondità. Però per chi non lo conosce cominciamo con le vocali, faccio la prima, la E, poi tutti facciamo la E, poi faremo la A e per fortuna sono solo 5 le vocali. Io ci sarà 420, a mezzanotte ma ne mancano 20. No, dopo 400 vocali. Allora, è così, è quattro tempi. Ecco, la quarta ognuno la prolunga più che può. Quando torna in silenzio facciamo le altre. Cominciamo.
sentiamo l'energia che si muove dentro. Benissimo. Adesso proviamo a aprire gli occhi, rispiego le vocali, le rifacciamo con una piccola variante. Allora, abbiamo detto che la A è guarigione, quindi anche relax lo fa. Ah, sto meglio. No? Quindi uno resuscita, cosa direbbe? Ah, sto meglio. Quando ci toglie le scarpe strette, cosa dice? Ah, la I, penetrazione, quando entra in profondità, I. La E vuol dire che c'è stabilità. Come va? Cioè, stabile, la E è stabilità. La U è scoperta di qualcosa di misterioso e arcano. Metti che atterra un'astronave, uno fa hai visto? La O meraviglia. Quando il bambino rompe l'uovo di Pasqua dice oh. Quando uno rompe le palle uno fa arcano. Ma questo da che pianeta viene? Dice, ma rompe tanto. Uno con cinque locali pure andare nei bar e dire guarda l'altro quello che fa. Da un'occhiata. Con i locali puoi comunicare tutti i sistemi alimentari. Adesso proviamo a rifarle con una posizione di yoga che si chiama mudra, posizione delle dita chiuse, palmi uno uniti, chiudiamo la ostra sull'orso, scusi, palmo unito, appoggiato qui, spalle rilassate, chiudere alla sinistra, far vedere a destra, immagini se l'ostra dice mano unite, stiamo per decollare. State così, rimani qui, occhi chiusi, adesso le rifacciamo e vedrete che l'energia gira di più. Le rifacciamo così. La E. Latino si mette, no? Se non era om,
suono originale om. Poi omnipotence, in italiano diventa omni, si perde uno dei suoni base che è la M, perché la O è quella che fa salire l'energia. Proviamo a dire solo la O. Om. Fino al sesto con la O. La M invece è quella che tranquillizza i chakra superiori. Proviamo a fare solo la M, prima la faccio io, poi la facciamo insieme. Con i denti socchiusi, le labbra socchiuse, per vibrata così. Qua inspirata, poi. Proviamo, inspirare. Perché questa è la vibrazione, infatti quando uno è in delirio, coma, se mette un suono emette questo, tant'è che molti infermieri quando uno comincia a fare muormo, è il suono del moribondo, che in realtà sta bilanciando le onde cerebrali, le sta tenendo, il suono le fa tutte a onda uguale, quindi evita i picchi su e giù. Allora, mantra Om, abbiamo detto ieri, è pronunciato in due modi. O così, Aum, oppure, O, O, O. Ecco, facciamo tutti e due di seguito. Io conto e facciamo sempre. Iniziamo. Aum. Oh.
sentire le energie che si muovono nei chakra. Chakra vuol dire vortice, giro, gira, 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 bene. Bene, riapriamo gli occhi e ripetiamo due frasi fondamentali per la buona salute che sono queste. Primo, ripetete con me. La causa di tutte le malattie è la carenza affettiva. E questo è chiaro. La medicina è questa, ripetete con me. La terapia più facile, economica, efficace e gioiosa è la terapia dell'abbraccio. A questo punto cosa devo dire? No? Ci alziamo in volo, non alziamo in piedi, scusa, no? Vedi? E abbracciate chi potete. Ci vediamo alle 3. Io penso che se uno dice che vuole insegnare qualcosa a qualcuno, deve essere veduto, onesto e sincero con se stesso. Allora, io sono contento di tutte le persone che sono venute a questi incontri, che verranno così, però giusto per far capire i propri gusti, no, io sono molto affascinato quando vedo quelli sopra i 70 e quelli sotto i 25. Tu capisci italiano? Un po' di anni. Lui, io lo so che lui dice dove vuole arrivare, ma c'è niente. Perché quelli sopra i 70 e quelli che hanno meno di 25 hanno un futuro. Già 26-27 è come le sabbie mobili. Alcuni riescono. Di 70 hanno un futuro, nel senso che c'è la reincarnazione, Vincenzo. Tu che hai 22, mettiti qui che fate quant'altro, mettiti più vicino a Vincenzino, non mi è mai successo, te lo chiedo. Vincenzino, sei contento di questi seminari? Non ho parole, guarda. Questi due hanno un futuro e gli altri così così, ce l'hanno tutti. Perché lei ha 22 e sta costruendo questa incarnazione, lei, lui sta costruendo la prossima, è un grande coach. Tu lo sai che c'è la reincarnazione, vuoi un corpo così? A lei sai cosa gli dico? Vuoi evitare di finire con la mia? No, si chiama pubblicità progresso, qui c'è la pubblicità progresso. Allora, tutto ruota intorno a un tubo digerente. Nel senso, se tu stai attenta, io so, quando è che ci siamo conosciuti la prima volta? Ah, un po' lo fate, mi sembra a me. Io ho fatto un po' come faceva Steve McQueen nel film, no? E ho fatto una cosa a Bologna. Ma sai la cosa simpatica di Bologna? Che lui è di Bologna, giocava a pallone lì nel campetto che c'era lì, mi ha detto vengo più tardi alla conferenza, se è perso non c'è mai arrivato. Penso è partita dalla Vigna, poi perché con un viatore è arrivato. Lei è venuta, c'era, ma se no, lei va. Lei è venuta, finita la conferenza, sono uscito, guardavo le stelle, poi c'è uno che mi è caduta la vista su di lei, sento, si è abbassata la vista, succede, poi si abbassa la vista, ho visto lei, l'ho abbracciato e ho detto, sai tipo stirmi qui, ciao, come stai? Lei si è detto, mi pare che tu abbia detto, mi sa che non verrò più, no, dai, rifacciamo la scuola, poi torna. Io l'ho abbracciata, stavo per dire chiamami Steve, però non saluto ancora. Mi ha detto, dietro,
vieni la prossima volta, di cosa vedi? Alla conferenza del Tantra mi ha detto vieni, non ho paura. Esatto. Salutiamoci qui. Era notte. Macchine parcheggiate, c'era la roba, eh? Come film, tisto me qui, cose. Ho paura. L'ho guardato bene, poi ci vediamo la prossima. Stavo per dire il saluto alla Vincenzina, c'era qua. Invece è riapparsa, a Mociano. Adesso qui. Tutto si è mosso, caro Vincenzino, per farti vedere. Chiedo che questo mi si metta a piangere se lo lascio. Così. Per farti vedere a Vincenzino, che dall'82 che sta cercando di capire cos'è la vita spirituale. La vita spirituale è divenire. Allora cosa succede? Se tu adesso che hai 22 anni, stai attento a chi frequenti. Vuoi che ti insegni un mantra segreto? Ma diciamo la cagata. Ripetete con me. Meglio una splendida solitudine che una miserabile compagnia. No, ho guardato che non avesse staccato la mano, se no. Perché che cosa succede? Che se tu frequenti le persone sbagliate, ti rovini lo stesso. E quando ce l'hai rovinato, ecco. Però, andiamo avanti, meglio ancora una splendida compagnia. Quindi bisogna stare attenti a che cibo ingeriamo, a che persone frequentiamo e a quale parole tratteniamo. Quando ero in America ho visto una vignetta sul giornale che vi consiglio di meditare. La vignetta è la seguente: nella prima scena si vede uno che dice a un altro ti porto da un sensitivo e quello fa sì. Seconda scena, la vignetta, c'è una porta con scritto chiaroveggente, sensitivo, bussano, bussa, terza, da dentro la porta il chiaroveggente che dice chi è? Bisogna stare attenti a quello che uno ingerisce, alle compagnie che frequenta, alle interferenze come spiegare dalla pena. Il primo livello di dominazione è imparare a gestire e risolvere le proprie miserie. Se non te la senti di fare il missionario, statene per i fatti tuoi. Se te la senti, fallo. Quando uno risolve le proprie miserie, diventa così sensibile che quelle degli altri le vede al volo. Poi cosa scopre? Che è circondato da persone che soffrono così tanto che non sanno neanche soffrire, per cui quando gli vuoi dire come va, non c'è male, come stai cara? Potrebbe andare peggio. E tu come stai? Ma non mi lamento, cioè al quarto dico, non me lo dire come stai, perché tu non hai la. Allora, se noi stiamo attenti, che abbiamo un tubo digerente qua, tutto quello che entra da qualche parte crea reazione. E poi abbiamo un'affluenza energetica di chi ci guarda, chi ci pensa, così. Qual è il posto più pericoloso dove uno può crescere? La famiglia. Da come arriva la famiglia? Perché la famiglia è il posto più pericoloso? Perché è come la scuola dell'obbligo. Hanno fatto la pubblicità, due fustini, te ne danno uno, mica li porti dietro la mamma, me ne dia un altro. Cosa hanno detto tutti i genitori quando si mette la male con i figli? Sempre la stessa retorica. Ma sono tua mamma! E il figlio? Io non ho chiesto di nascere. Io ho sentito gente che non ho chiesto di nascere. E i genitori non sapevano cosa rispondere. Pensa quando ci saranno i figli che diranno ai genitori sono nato per farti pagare il karma. O con te lo prego. Santo caccia la cosa. Ma come è stato figlio? Un pirata. Perché
perché in India dicono: se vuoi vendicarti del tuo più grande nemico, cerca di rinascere suo figlio, scritto nel Veda. Infatti, in certe famiglie ho visto i vendicatori già da piccoli cominciano a spaccare tutto, distruggono aziende, macchine sportive, tutto distruggono. Infatti, vedi i genitori che hanno costruito degli imperi commerciali, mio figlio, usano poi delle parole dilapidate, no? Sperperare, quello è il karma. Allora, ripetiamo il mantra del dopo pranzo. Ripetete con me: l'unico passato che fa bene alla salute è il passato. Per cui tu hai un futuro, ma tu devi lasciare questo corpo. Tu hai un futuro e tu devi curarlo. Hai capito cosa c'è di comune? Questo. Poi chiaro, chi muore prima chi se ne frega, ma in teoria, io preferisco che venga uno che ha 22 anni o 70, perché a tutti e due gli dovrebbe interessare che se il presente è figlio del passato. Questa, adesso faccio la domanda che molti si sono qui, di chi è figlio il futuro? Ecco, avete 2 minuti per rispondere, anche. Di chi è figlio il futuro? Io non mi ignoro, dai coraggio. Allora, di chi è figlio? Dovresti trattare tuo figlio come si tratta un ospite e mettere la targhetta. Ho visto da bambino in una casa l'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza, ma la ricordo questa cosa. Quindi quando il bambino imparerà a leggere, leggerà l'ospite, perché il nemico è la possessività, che poi si produce nelle coppie: sei mio, sei mia, sei tu. Allora, per concordia, per simpatia e anche per opportunità, dovremmo uscire dalle parentele ed entrare nell'affettività. Guarda, ci può essere affettività nelle parentele, ma bisogna stare attenti a non creare le parentele nell'affettività. Io ci sono dei seminari che hanno che le faccio, un paio di volte qualcuno si è alzato e fa: che bella famiglia, ecco fuori e non tornare più. Ma cosa devi? E io: che bella famiglia. E allora, ma questa non è una famiglia. Tu pensi che questi sono tutti fratelli? Sì. Tutte sorelle? Sì. E Caino e Abele? Io ti scuso, no? Ma non lo sai che Caino ha cominciato, come dicono gli americani, nella first family, no? Dove Caino ha ammazzato? Si è saputo dalle parti tue. Romolo e Remo? Allora, uno dei due gli ha dato una. Quindi, noi perché non ci muoviamo sulla affinità affettiva? Dicevo stamattina: nessuno è obbligato a amare nessuno, però tutti possono evitare di pensare male degli altri. Allora, se la famiglia invece di essere genetica diventa un accordo, si viaggia il pezzo insieme. Per questo che la parola famiglia, fratello, sorella, padre. Allora, tutti dovreste aver ricevuto, Giorgio Guidi, chi non ce l'ha, dai, lo vieni qua, questo biglietto da visita. Ne ho fatti tanti, questo è l'ultima formula universale, perché chi non ce l'ha sarà mano, lui glielo dà, chi non ce l'ha. Ho messo 5 per 1000 che abbiamo la ONUS, aiutiamo dei bambini, punto, se volete. Poi dietro cosa trovate? La frase chiave. Ripetiamo: se tu cominci a dire questa frase, se lei comincia a dire a 22 anni, a 80 ancora pieno qua. Vincenzino, tu preparati per la prossima interazione. Bravo, bravo Vincenzo. Allora, la frase è questa. E qui anche per Vincenzino, la prima. Ripetiamo: io sono lo spirito eterno, io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente senza tempo.
migliaia. Allora ripetiamo, io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente senza età. Io riconosco che Vincenzino vive in una mente senza tempo, ma mi ha incontrato all'ultima fermata, sei a capolinea, c'è senso buono, perché meglio non dire quello. Tra me e lui ci sono 5 anni di differenza, ma però ci sono anche 65 anni e 70 vissuti in modo diverso. Cosa possiamo dire a lei? Se tu eviti di danneggiare il tuo gioiello cosmico, che è il corpo, io sono a favore del fitness, ma deve essere spiritual, perché se tu fai solo fisico, fitness, la mente, siccome poi il corpo è specchio della mente, quasi tutti gli atleti, molti aderenti, vanno in tilt mentalmente, vanno in crisi. Allora vedi Ronaldo, il fenomeno con la pancia così, con l'altro a pezzi, con gli acciacchi, tutto nasce dal fatto che corpo, mente e spirito devono essere in armonia. Allora, se tu ripeti tutti i giorni, almeno una volta al giorno, ripetiamo, io sono uno spirito eterno. Io vivo in un corpo senza età. Io vivo in una mente senza tempo. Siccome esiste un orologio biologico che è programmato dalla abitudine, tu cambiando le abitudini cambi l'orologio biologico. Oh, sembra una stupidata. Ma se non te lo insegno. Facciamo un esempio, dai. Io amo le persone che sono oneste e sincere con se stesse. Quelli che sono onesti e sinceri con me non è che mi gira tanto, perché potrebbero essere l'ennesimo bluff, però glielo vedi in faccia quelli che sono onesti e sinceri con se stessi. Allora facciamoci un attimo questo piccolo test, facciamoci. Avevamo tra gli 8 e i 12 anni, proviamo a visualizzare, avevamo tra gli 8 e i 12 anni. Incontravamo una, a seconda se eravamo ragazzi o ragazze, bambini, incontravamo uno di 50. Cosa pensavamo? Un vecchio. Cioè se un bambino di 10 vede un'altra di 8, poi purtroppo un vecchio, quello là, cioè 50 anni. Quindi programma 50, vecchio. Quando il cinquantenne vede un ottantenne, sapete cosa dice? Un vecchio. Oppure dice vecchietto o vecchiaccio. Quando arriva a 80 anni è programmato. Quando a 80 anni uno vede uno di 100, sapete cosa dice? Ma com'è che ancora vivo? Ma cosa fai? Quindi scattano degli appuntamenti biologici, la cronobiologia. Per cui se io vado a letto alle 10 di sera, metto le sveglie alle 5, la sveglia suona e poi cosa dico? Faccio lo stupido e dico maledetta sveglia, ma scusa, l'hai messa tu? Ma ci sono quelli, maledetta sveglia, ma l'hai messa tu? Anzi, ci sono delle sveglie che se tu non le riprogrammi, la mattina dopo suona ancora e suona tutte le mattine. E se potesse parlare direbbe scemo, sei tu che m'hai messo, ma se invece c'è la sveglia a parlare. Quindi a 50 anni parte una sveglia, sei vecchia, uno non se ne accorge, no? Vedi una che si compra un bikini nuovo, sente una voce, sei vecchia, chi è stato? Vedi uno a 50 anni se mi compra una camicia vogliana, fa, ma dove vai con? Ma dove vai con quella camicia? Perché? Fa, no, io se la toglio. No. A 80? Di che fai? Vai in vacanza, ma dove vai? Ma vai all'obitorio, vai al cimitero, dove? Perché è vecchio, vecchiaccio, vecchietta, questa è una vecchietta. A 100 che devi fare? L'unica cosa che riescono a fare uno che ha 100 anni è la festa. Poi io dopo, ma dopo? Suicida, gli fanno la festa, gli vanno tutti. Come ha fatto ad arrivare a 100? Ma non lo sa! Ma sono andati a fare le interviste a quelli che hanno 100 anni, chiedermi lì, perché? Perché quello stava seguendo un metodo. Mio nonno è morto a 99 anni perché nessuno gioca a carte con lui. Negli ultimi anni ha detto
Oh, se sapevo che vivevo così a lungo, mi mettevo da parte un po' di soldi. Una volta gli ho scritto su un foglio Hare Krishna. Nonno, guarda, lui lei le faceva un errore, dove è da e indica l'H. Dico, dov'è l'errore? Che non ci va l'H, e che ci va la F? Per far cosa? Fare. Ho detto, no, cioè, ma in India. Allora lui si è ripreso e gli fa, ma in India? Tipo, ma l'India è vicino alla Cina? Dico, sì, no? Vicino alla Cina. Però gli ho detto, guarda che c'era un'incarnazione. Non aveva niente, niente. Non aveva niente, molto così, non aveva niente. Roba che gli dicevo, aspetta un anno, c'è la candelina, la dovrebbe aspettare. È morto di noia, continua a dirmi a noia, perché andava al bar, stava lì, gioca a carta, ma è possibile che incontro gente che ha 20, 30 anni di meno di me e si lamenta tutti i giorni? Noi di coppia, aveva 95, 20 anni in meno 75, 30 anni in meno 65, te credo. Incontrava gente che aveva 20, 30 anni e si lamentava, lui no. Poi gli è venuto il sospetto che quando andava al bar a fare la prispa lo facevano vincere perché aveva 95 anni. Allora gli è venuto a vincere. Ma vedete che mi fanno vincere perché dico, oh, vecchio, questo fallo vedere, fallo vedere. Cioè comincia a capire al bar che in tre se sedevano al tavolo faceva vincere il vecchio, dopo ci faceva una partita no, ma vuol dire che... Allora lui vinceva, dice, ma mi sa che quelli mi hanno fatto vincere perché c'ho 98 anni. Quella sì che era vero. Allora mia madre lo portò a Rimini, quando mia madre arriva a Rimini, a Milano si era trasferita a Rimini, lo porta a Rimini. Allora gli dice, al padre, l'ha messo all'ospedale 15 giorni a fare un check-up. Dopo 4 giorni il primario chiama mia madre e fa, suo padre ha un problema. Non dormiva mai. Appena entravano a portargli da mangiare, di testa, salute di ferro. Entravano, diceva tutti, una partita a carte, c'era un mazzo di carte. E perché il primario ha chiamato mia madre per le sangue? Perché lui di notte non dormiva. Allora gli hanno detto, se ha bisogno suona. Lui suonava, arrivava quello di ferro. Che c'è? Tra una partita a casa. Allora mia madre andò a riproverarlo, voleva un cacciatore. Andò a riproverarlo e lui rispose. Mia madre dice sì, fa, papà, perché tra di loro si chiamavano, cioè che era il nome, ma devi smettere di notte di chiamare l'infermiera. Mi dice, ma perché? Che cosa c'è? E quelli lì si sono lamentati che li chiami lì mezz'ora. E lui risponde, ma perché quelli di notte non li pagano? Tutti gli infermieri con la caposala hanno fatto un esporto al primario, chiamate i parenti di questo, che in mezz'ora suonava e diceva sempre, fa partire. Grande gioco tosco, cioè ha capito, io vivo in un corpo senza tagli. Quindi non è mai troppo tardi per niente, però chi parte prima, no, sta meglio. E chi è arrivato all'ora più o meno X, poi dopo tutto da vedere, ci sarà qualcuno che ti sorprenderà, stai tranquillo. Bisogna che pensa alla prossima vita. Invece che cosa succede nella cultura occidentale? Che non c'è più la prossima. Quando uno in teoria ha tutte le carte in regola e non gira, deve cominciare a capire che se il casino non viene da questa, verrà dalla prossima. Se qui comincia a sentire uno spiffero e controlla tutte le finestre, da qualche parte arriverà questo spiffero. E lo spiffero spesso viene dalle vite precedenti. Quindi quello che dico io a tutti i genitori è, nel momento in cui tu vedi che tuo figlio è in grado di riprodursi, devi cambiare l'atteggiamento. Cioè io penso che i genitori devono fare i custodi dei figli fino a quando non sono in grado di riprodursi. Dal momento che il figlio o la figlia sono in grado di riprodursi, cambia tutto. O diventiamo amici o qui le nostre strade si dividono. Perché qual è la più grande frustrazione? Che nessuno ci ha insegnato a essere noi stessi, essere autonomi. Quindi uno, è vero che se
se un maschio va per rapporti sessuali gli appia tutta l'angoscia che c'ha con la madre, maschio. Una ragazza se va con uno gli appia tutta l'angoscia che c'ha con, e per questo questa non c'è stata con lui, ha detto che mi sembra mio padre, ma io penso con tuo padre, io, lui o no, no, se no ma sei contento, Vincenzo? Fagli qualche cosa. Su, dice speranza per tuo figlio. Adesso, Vincenzino, alzati in piedi. Qua. Ripeti questo mantra per me, solo io e Vincenzino. Ripeti con me. Se ami qualcuno, se ami qualcuno, lascialo andare. Lascialo andare. E tornerà dove va bene. No? Se va troppo esposizione, no. Le tette sono cibo. Se uno ha avuto un allattamento difficile, tipo non so, la mamma che allatta il figlio e mentre allatta pensa, ma che cazzo è dovuta fare quel figlio? Perché la maggior parte dei figli non sono desiderati. Poi cosa succede? Man mano che cresce, non immaginate cosa dicono il papà e la mamma a denti stretti. Il papà vuoi sapere cosa dice? È venuto male perché assomiglia alla mamma. Volete sapere cosa dice la mamma? Questo qui è peggio del padre. Il bambino che è fotosensibile, fotosensibile, sensibile ai fotoni, alle vibrazioni, viene su e dice: qui qualcuno non mi ama. Forse lassù qualcuno mi ama, qua giù no. Perché addirittura con il latte materno vengono trasmesse miliardi di informazioni, ancora di più dei fotoni, perché noi, come spiegavo, emettiamo biofotoni, i fotoni hanno informazioni. Pensate che le informazioni le informazioni fotoniche del sole sulla terra sono bio, tant'è che la sintesi clorofilliana, data che gli scienziati non hanno ancora capito come fa ad avvenire la sintesi clorofilliana, perché nei fotoni puoi mettere delle informazioni. È un po' come il telecomando, no? Tu schiacci un telecomando, prova a vedere cosa esce, canale 5, da lì non vedi diciamo cosa esce, però tu stimoli e viene fuori canale 5. Oggi uno che fa questo dice che è un mago, gli dico ma va, però se uno l'avesse fatto 300 anni fa che con un pulsantino si muoveva la porta, altro che mago Merlino. Quindi noi dobbiamo capire che i fotoni c'è nel cibo anche. Quindi perché voi, io ho spiegato a chi cucina lì all'acqua marina di cucinare con amore, se no non veniamo più, non solo vegetariano, con amore. Voglio che ogni persona che mangi questo cibo stia bene. Così bisogna cucinare con il latte, ancora più. Quindi se noi stigmatizziamo, scherziamo, stiamo insieme, a che cosa arriviamo? Arriviamo alla disintossicazione del trauma. Sapete la parola trauma come si potrebbe tradurre in italiano? Obbligo. Cos'è la cosa che traumatizza? L'obbligo. Perché se tu chiedi una cosa e dai all'altro la possibilità di dire di sì o no, dov'è il trauma? Non c'è. Ma invece è l'obbligo. Infatti perché l'hai chiamata la scuola dell'obbligo? Pensate a un bambino che fa alla mattina con la scuola dell'obbligo e il pomeriggio con la famiglia dell'obbligo. Arriva la sera e fa... Ma il bambino c'ha l'asma, è vero che c'ha l'asma, c'ha le allergie, è chiaro. Quest'estate con la nonna dell'obbligo. L'obbligo è un trauma, i traumi creano stress. Quindi noi non guardiamoci più tra di noi come fratelli, sorelle, mamma, figlia. Compagni di viaggio, per quello all'Italia, all'Italia forever. Siamo compagni di viaggio, guardiamoci come compagni di viaggio.
uno steward, Gianni Gori, vero un attimo, a me perché mi chiamava a parole. Allora, stasera, e qua, già. Prego ancora il piano, prima sì, che mi ha detto sua moglie, mi dico una cosa bella, che per me Gianni Gori è un mito, e non è un mito, però mi ha detto sua moglie, mi ha detto che certe volte, soprattutto d'inverno, di notte, parla da solo e assegna le camere in francese e in tedesco. E mi chiedo a fa, no, 202, no, la posso fare, no, fa dei sogni multietnici in diverse lingue. Purtroppo, Gianni, vuoi sapere chi rimane a cena? Anch'io. Allora, chi rimane a cena qui, alzi la mano. Allora, porta. No, contali. Riapro. Uno, due, tre. Giorgio, dove casco bene? Okay. Dieci, vai a cucinare. Senti, siccome lei l'ho nominata mia assistente abbracciatrice universale del pianeta Terra, non ho bisogno di un cosa ti vedo uno stupido? Ma lui è sposato, quindi ancora più bisogno. Finisco di abbracciare stasera. Grazie a tutti. Noi ti vogliamo veramente bene. Siete stati bene? Sì. Avete mangiato come porci? Sì. Porci vegetariani. Qui tutti mangiano, ragazzi. C'è forse uno che ha l'appetenza. C'è gente che ha di mangiarsi il vicino di casa. Ti piace Gianni questa? Altrimenti non capisco. Sì, va bene. Io sono sposato anch'io, però cosa chiedo? Ma perché se io passo davanti alla Gioconda dico sono sposato, no? Passo davanti alla Venere di Milo, no? Sono sposato, allora che vado a vedere? I cavalli da corsa, che vado a vedere? Cioè, cani da guardia, cioè. Una diecina siamo, Va bene, ci vediamo dopo. Ciao, dai. Bacio. Ciao. Ditegli qualcosa, stai mangiando. Torneremo, un grande amico Gianni Gori, perché grazie a lui che riusciamo a fare queste cose, no? Siamo veramente tra amici. Quindi, primo, ripetiamo insieme, primo. Primo. Io evito accuratamente di colpevolizzare me stesso o chiunque. Te pare poco. Ci sono due gruppi, quelli che dicono colpa mia, poi non riesci a fermarli, se li fermi è colpa mia. E altri che dicono è tutta colpa sua. Girevoli sono. Io stavo bene fino a quando non ho incontrato te. Tu spostalo! Spostagli la vendola. Nel senso che male che va, muori. Oddio Vincenzino, ah no, no, questa è la serie volta ho avuto una scritta. Oddio è scomparso Vincenzino. Vincenzino. Ricordati di Giorgio Cerqueti che vivrai bene a lungo, sia in questa vita che nelle prossime. Sì, perché te sai cosa ti ha fregato te? Io lo so cosa ti ha fregato. Che tu sei partito nel 1980, tu, altri nel 70, qualcuno è partito ieri sera, qualcuno deve partire, con l'idea che il guru deve essere o indiano o tibetano, adesso ovviamente a dirvene anche il modello cinese.
c'ho un maestro cinese. E che rischia di essere tarocco. Senza rischio. È un duplicato. Mi dice che qualcuno dice: io sei un guru di campo basso. E tu? No, io ho trovato un guru di fuori tanto. Invece Kathmandu, già uno. Yes. Il mio tibetano proprio, sai quelli con l'occhio, allora c'è, perché lì tirava un'aria. Uno che conosco, non so se l'avete vista anni fa, quello sì, figlio mio, è andato, ha fatto il filmato ai tibetani, a un certo punto interrompe uno, l'ha pagato e gli ha dato le pastiglie per la gola. No? Anni fa. Fatto un giorno, non mi ricordo neanche la marca. Si chiama lo spiffero dell'Himalaya. Tu vai a dormire da Rishikesh, già vai su la sera di quelle vento tagliatore. Questo è il mito, no? Ci sarà ancora 20-30 anni, quindi io sono un avanguardia controcorrente che da Libia, mentre molti vanno in India, io da Libia sono venuto qua, spiego, e chi beato chi capisce. Ha voglia di perdere la cantilena, l'abito non fa il monaco. Però se Ratzinger avesse magliette e jeans, ma chi se lo ferma? E dico, serve aiuto, lo aiuto a attraversare la strada. Se vedessi il Dalai Lama occhiali neri in Bermuda alle Bahamas, dico, ma sono un vecchio gaiardo come era. Invece l'abito, per molti, anche per quelli che pensano che non lo è, fa il monaco e pure la monaca. Ma monaco, a parte che in Veneto mona è una roba, quello fa il monaco e l'altro fa il monaco. Sapete dove deve fare il monaco? Tante dalle parti loro che lo spiego. Noi dobbiamo essere invece vivi, vivi viventi. Capito il punto? Cioè, tu pensi che io dico qualcosa simile a quello di Osho, ma la differenza tra me e Osho, te l'ho spiegata ieri, che ero vivo, e te la ricordi. Ha messo in moto un karma che l'ha travolto. Hai capito? Ha giocato con energie forti. Ha voglia di dire a me mi ha fatto fuori gli americani. Non è un altro che ha detto a me mi ha fatto fuori gli americani, chi è? Bin Laden. Tu a fare lo spiritoso in America, poi vedi. Anche al Capone si è provato a fare lo spiritoso, l'hanno schierato. Ma è ovvio. Prova ad andare a tirare un baffo alla tigre. Dice a me la tigre mi fa un baffo, guarda lo fa. Prova a dire a me la tigre mi fa un baffo, no, ti fa lo spiedino, ti fa la roccia. Perché c'è il mito che il guru deve... Ma come? Uno trova un guru che parla italiano. Ora ci tocca. Parla pure romano. Che dice, oh, devo andare una carmata. Ari dai, ari ecco, ari crisi. Oh, No, uno è un tibetano tradotto da uno che dell'insegnamento è completamente stravolto. Una volta un lama tibetano, io vedo che faccio dire, gli dico alcuni errori storici. Arriva un lama e dice, c'è il traduttore, dice, dovete fare la meditazione, dovete fare. Allora uno chiede, con l'interprete, no? Dice, ma uno può fare meditazione, imparare meditazione anche in poco tempo? Domanda. Traducono al lama. Il lama. Traduttore. Siccome il lama parlava inglese,
No, i tibetani, questo è il problema che succede a tibetani. Sì, ce n'è un paio di cinesi che producono da tibetani italiano. Poi questo è un lama che parla inglese, il lama dice: yes, you can learn meditation in a crash course. Traduce quello: puoi imparare la meditazione facendo un incidente sul corso. corso, crash. Invece nel gergo crash vuol dire veloce, vuol dire sia scontro che c'è ma veloce, come lampo. Come dice, sul corso lampo non pensa che gli casca un lampo in testa, no? Cioè, perché ogni cosa ha tradotto un incidente sul corso. Quando io poi sono andato a dirgli: ma sai cosa hai tradotto tu? Dovete tradurre? Sì, ho imparato la meditazione facendo un corso veloce, accelerato. Quando ha detto incidente sul corso, tutti: che insegnamenti, no? Domani piglio la Volvo, vado contro mano al corso Garibaldi, mi piglio una di quelle meditazioni. È nato Greg Braden. Allora mi invitano, perché lo conosco, poi mi invitano, chiaro che devo pagare, poteva rimanere là, due incarnazioni e mezza. No, mi invitano, non mi invito. Presente, ciao Greg, I love you, Axel. Questo parla, una traduce. All'ora di pranzo gli dico: Greg, lo sai cosa ha tradotto prima? Che tu, avendo acchiappato un po' qua e là, hai detto che ci sono delle standing waves, cioè standing waves. Stand vuol dire tante cose, anche stazionario. Quindi ci sono delle onde stazionarie, cioè che stanno in un punto ed emettono onde. Cioè, un paradosso. Senta lei, venga un attimo qui. L'ho beccata. Soffro tutti di sintomi strani. Cucinaccio questa. Vieni, c'è una strada nel bosco. Avete mangiato bene? Sì. Io l'ho fatto ripetere 40 volte. Sì, sapete chi ha cucinato? Anche l'anelli. No. Facciamo come a Roma, la volete viva? No. Siete contenti come cucina? Sì. Eh? Sì. Grazie a tutti. Beh, adesso abbiamo scoperto chi è Gianni Gori, chi è la moglie di Gianni Gori, chi è l'amante di Gianni Gori. No, sono scoprendo tutto. Ti stava chiedendo quanto guadagna il tuo marito per... stava chiedendo, ma come mangi a fare? Allora, nella sgrammatizzazione, siccome tutti, bene o male, o viventi, o morenti, o morti, abbiamo i genitori, ripetiamo quello che ho detto il primo giorno. Io accetto i miei genitori così come sono. Solo chi segue questo riesce a fare il secondo, che è bene, che è: io ho il potere di mantenermi ovunque al mondo. Chi riesce a fare questi due si becca il terzo, che è: io ho il diritto di godere con il mio corpo. Per questo che io vi consiglio con Simon Sassuolo. Ellinger, no? Costellazione familiare, cosa dice? Finché non la smetti di fare questa guerra, mamma, figlio, figlio, mamma, padre, zia, nonna, padre, uno non si rende conto cos'è la mente relativa. Allora, lo scopo di questi incontri è: usciamo dalla famiglia, usciamo dai fratelli e sorelle, torniamo umani, umani, siamo solo umani. Poi è chiaro che per comodità dici: chi è quella? Tua madre? E lui il figlio dirà: sì, quella troia. Se no, per distinguere dalle mamme degli altri, no? Allora, dietro le spalle.
Pensa se ci fosse la giornata della telepatia familiare. Botte, botte proprio sarebbe come dire andata di luce. Allora, come ne usciamo? Giorgio Acquetti parla per esperienza. Quando io mi sono reso conto, io sapevo dalle vite precedenti in che famiglia sono nato, ma tanto che nascevo lì, o nascevo là, più o meno, non è che cambia la sequenza. A me mi ha andata bene, mio padre non fumava, non beveva alcol, e ha detto io non regalerò mai armi ai miei figli, perché noi in casa non mangiamo né pistole, né plastica, né coltello. I vicini di casa erano armati, io vivevo a Milano in un palazzo in cui il vicino di casa, Franchino, girava con una corazza, e mentre la corazza, proprio d'acciaio, le manette, due pistole e una spada in mano, ma dove vai? È uno scudo. Dove vai? E mi diceva a giocare. C'era lì una pistola che si chiamava Flaubert, una roba del mondo, Flaubert, no? Vieni, andiamo a sparare col Flaubert, guarda. Apri che sono costruiti delle fiombe per tirare gli uccellini. A me? Io, allora, da dove vengo io? Vengo dal fatto che ho detto, qui io mi devo disintossicare, no? E cosa ho fatto? Ho deciso di chiamare mia madre per nome e mio padre per nome. Ma perché? Perché mio fratello non lo chiamavo fratello, mi dava un bicchiere d'acqua, sorella, mi porti le pappocche. No! Allora perché quello non lo devo chiamare fratello, sorella, papà, papà? A voi. Ed ero lo strano, Giorgio lo strano, sembra un cognome palermitano, come li chiamo? Giorgio lo strano. In Sicilia ho visto che c'era quello che chiamava lo torto, lo storto, lo grasso, la magra, lo strano. Giorgio lo strano. Professione spirito libero. In Sicilia avrei detto libero, donna. Mondabano, donna. Spirito libero, donna. Alla fine, i miei genitori hanno già lasciato il corpo, mi hanno chiesto aiuto. Ma mia madre mi diceva alla fine, degli ultimi 10-15 anni, morto a 89 anni, ma adesso capisco la bellezza che mi sembra chiamato Vincenzina, perché così siamo grandi amici. Le ultime volte che io ho visto mia madre, c'eri tu, la Flavia e tu. Allora, siccome mia madre stava a Rimini, stava in poltrona, poi due o tre mesi ha lasciato il corpo, a 89 anni, dicevo, guarda, a me non mi dispiace, vieni qua Giorgio, quindi, a me non mi dispiace se non è strano. Puzzurlini, ragazzi, eh? E dice sei di servizio oggi. Tu abbraccia a nome della comunità, fai l'abbracciofilo. Allora andiamo e dice, guarda, fa una cosa, c'è una camera libera perché mio padre è già morto, quindi vive da solo. Vieni pure a Rimini, tanti i tuoi amici mi sono più simpatici. Invece di andare al ristorante, mangiate qui. Sì, no, non c'è problema. Quindi erano i 6 o 7, quella volta erano 6 o 7, poi noi. Sei tutti a tavola e mangiavamo. No, noi. Invece lei era sulla poltrona, ti ricordi? C'è uno con lo suo scialle sulla poltrona, 89 anni. Mentre mangiavamo, io ho detto, beh, per animare la cena, ho detto, Vincenzina, perché non spieghi a loro come fa uno a lasciare il corpo? Così, giusto per animare la cena, no? Lei si era studiata tutta a memoria, lingua tibetana dei morti, ti ricordi? Allora lei dice, dunque, quando uno sta lasciando il corpo, rivede tutta la visione panoramica della vita. Poi vede immagini spaventose, che sono la personificazione dei pensieri negativi, immagini bellissime, che sono la personificazione dei desideri non realizzati, e devi proseguire, da una, ha spiegato tutto.
Lui che era venuto con una di Roma, te lo ricordi? Questo mangiava, ma c'è tutto di sé. Ho detto, come mi ha insegnato Giorgio, siccome gli aveva detto che andiamo a mangiare a casa di Giorgio, a casa della madre, questa me la ricordo, disse, scusi signora, ma lei è la madre di Giorgio? Questo parlava, ha detto, Giorgio è il mio grande amico. E questa, scugliaia. L'ultimissima volta tu non c'eri, c'era lui, io ho detto Vincenzina, ultimo ripasso, tipo all'Italia. Boarding, ha riveduto tutto. C'era anche, ha detto, ma dove le imparate queste cose? Da Giorgio, ma è suo figlio, il mio grande amico. 3 giorni prima di lasciare il corpo ha detto alla moglie di mio fratello, sto seriamente prendendo in considerazione gli insegnamenti di Giorgio. E come mi ha insegnato lui, comunicherò dall'aldilà cosa che ha fatto. Poi mi disse, Giorgio, tu aiuta sempre gli orfani. Io fo in modo che non mancheranno mai soldi, né a te né a quelli che te li danno. Io ho detto, let's go. Perché Giorgio Guidi è bravo? A parte che ha una madre vegetariana che ha 86 anni ed è vegetariana da poco. Perché tutti venivano a trovare, mia madre dicevano, ah signora, quella venga a trovare. Oh, l'unico che è andato a trovarla, eccolo qua, e ti sei guadagnato l'abbraccio di Miss Universo. Tu devi sapere, Miss Universo, ogni volta che ti alzi sono 100 calorie in meno. Però di sé è come il fitness. Giorgio Guidi, ricordi il mantra di Vincenzino? Mantra di Vincenzino? E lascialo andare. Tra 100 anni, quando rinascerai, sentirai parlare di suo mantra di Vincenzino. Ma chi era il suo mantra? Mia madre si chiamava Vincenzino, perché lo penso per il mantra di Vincenzino. Quindi noi possiamo relazionare con i parenti, con gli amici, solo sulla compatibilità, non la scuola dell'obbligo. Perché cos'è che rode nel subconscio? Sia che la vedi, che non la vedi, è tua madre, perché lì non c'è il divorzio. Sia che lo vedi, non lo vedi, è tuo figlio. Almeno nel rapporto marito e moglie c'è il divorzio. Ti immagini se fosse il divorzio, ma è come una cosa, vorrei divorziare da mia madre. Allora fate la consensuale o... Andiamo tramite la... Non consensuale, vedi la madre con la pistola puntata lì, consensuale. Forse fare. Vedi. Allora cosa succede? I Veda vengono in nostro soccorso e dicono, ripetiamo insieme, nel corso dell'eternità ci siamo incontrati innumerevoli volte. Questa è una di quelle. E poi va avanti, dice, nel corso dell'eternità siamo stati tutti padri, madre, figli, amanti uno dell'altro. E mo? Quindi, shanti, pace. Possiamo girare pagina, il passato è passato, se ce l'hai addosso non è passato. Nessuno pensa al passato, quello che tu chiami il passato è ancora presente. 5 anni fa uno mi ha menato, no, ti sta ancora menando mentre lo dici. Si chiama estinguere, cancellare. Azzerare. Krishnamurti aveva 90 anni e lo invitarono a OJ, un posto bellissimo sulla costa californiana dove sono stato. L'hanno invitato a pranzo, no? Vedete che tutti gli americani dicono, oh, Krishnamurti, all right. No,
non so che cosa avessero capito, perché lui diceva, faceva un discorso, persino Osho dice che sarebbe spiegato a Krishnamurti, solo che Krishnamurti intelligente ha detto, lui deve creare comunità, c'è già l'umanità che fa, la piscina al centro dell'oceano, cosa fai? La comunità nella comunità della comunità, cosa fai? Dove è loro? Rispondi, Vincenzo! Stavo terrorizzando, era andato da Osho. Oggi mi ha detto, noi sannyasi. Nel mondo ci sono vari gruppi, i sannyasi, i comunisti, i terroristi, gli sfigati. Non, tu sei già nell'universo, non devi rifugiarti in un gruppo. Sorridi? Tieni a te, ti rispetta. Allora hanno organizzato una cena, poi gli hanno detto, c'è un film alla televisione? Mi ha detto, che film è? The Godfather, il padrino. Allora si è messo in poltrona a vedere il padrino. Gli altri, invece di vedere il padrino, guardavano lui che guardava il padrino. Dice, voglio vedere Krishnamurti che guarda. Lui mi ha detto, chi dà? No. Visto il film, ha detto, un bellissimo film. Poi va a dormire. Allora tutti dicono, tutti aspettavano, la breakfast. Sai cosa dire breakfast? Rottura del digiuno. Spiega l'inglese con Giorgio, breakfast, rompi il fast, questo è uno di quelli che mangiano di più, faccio la spira. Faccio la spira. Alla mattina al breakfast gli chiedono a Krishnamurti, ti è piaciuto il film? Ho detto, sì. Quale film? C'è quello di ieri sera, ah sì. Come fai tu a vedere un film e poi a non essere influenzato? E lui rispose, quando ho finito di vedere il film lo lascio andare. Non è che stasera vi andate a vedere il padrino, però no, voglio fare il piccolo Krishnamurti. In poche parole, bisogna imparare a digerire le esperienze. Però nessuno è obbligato a finire il piatto. Se la minestra non ti piace, lasciala lì. Non ti forzare. Se il film non ti piace, spero. E se ti piace, lascialo andare. Digerire, si chiama metabolizzare, digerire. Questa cosa fece riflettere questi piccoli della verità. Hai capito come si fa? Però se non sei capace, non rischiare. Non rischiare. Capito? Se non sei capace. Infatti il Tantra parla del vuoto mentale, inteso come bicchiere pulito. Se uno va qui da loro, Gianni Gori, Gabriella, si siede a tavola e dice cambi il direttore, arriva lui, lui fa sia il cameriere che il direttore. Cambi il direttore, si gira e ritorna a farsi una vita. Non ha molti soldi, il personale è sempre lui, cambia giacchetta a seconda delle cose. Cambi il direttore, sono io. Il bicchiere vuoto. Lui comincia a dire aia, è chiaro che lui a tavola ti mette il bicchiere vuoto, perché chi decide che cosa mettere nel bicchiere, che quantità mettere, chi decide? Lui? Ti immagini se a tavola ti mangia l'acqua e lui fa, mo voglio vedere, guarda, uno si fa alzare, no, che lasci l'acqua nel bicchiere, ma chiarisci con te, nazisti, sono nazisti questi. È un ristorante di concentramento. Piatto già fatto, acqua e vino, se non bevi giù mazzata. No, tu hai bisogno di un bicchiere vuoto e pulito. Ah, ma allora lo sai. E allora perché non lo fai con la mente? Allora lo sapevi. Tu hai detto pulito. E allora perché non lo dici in giro? Sì, ma la metafora, no? Cosa vai a letto con uno e gli dici portati il bicchiere pulito? Poi ci l'ho detto io, no? Siamo un rituale sciamanico. Allora, mettiamoci nudi, tu porti il bicchiere pulito e poi che ci metto? Senti, io una sera notte ero con Betai, pioveva di rotto, una giornata più triste di questa, alla fine ho detto
vi dico una pazzetta in diretta, voi trovate la reincarnazione, la vedete in tutti i colori. Lo sapete cosa fa un pasticcere dopo la morte? Si fa cremare. Non ho detto cosa fa un pasticcione dopo la morte. Ciao caro, allora. Se già li ti tradisce ci sono io. Grazie a tutti. Grazie. Bacio. Sai quelli che sono gli igienisti, prima di avere rapporti sessuali, ci facciamo una doccia, fate una doccia, ci mettiamo gli oli essenziali, metti gli oli essenziali. Ci mettiamo i preservativi, mettete i preservativi, ci metto di destra, di sinistra, in che posizione? Scusa, no, ma questo è il corpo, è sempre il corpo. Con gli idranti, facciamo la doccia, ti porta all'altro lavaggio, fate che non può andare la mano. E la mente, per capire, è una metafora, no? Per capirla, immagina uno che non fa mai la doccia, mai, però tutti i giorni si cambia la camicia. Cosa succede a quella camicia dopo 10 minuti? Si sporca. Allora che cosa direbbe uno intelligente? Dì un po', ma se tu ti cambi la camicia tutti i giorni, ma perché non ti fai quella doccia? E quello dice, ma sai che mi hai dato un'idea della Madonna? Ma sai che mi hai dato un'idea che quasi quasi io cambio vita? Dunque tu consiglieresti che io mi metto in lavatrice con la camicia, no? Quindi mi metto già con la camicia dentro la lavatrice, no? Allora c'è la doccia per il corpo, la lavatrice per la camicia, la cosa più bella dopo la doccia è mettersi una camicia pulita. Ma allora come si fa a fare il lavaggio energetico, il lavaggio mentale? Lasciando andare il passato. E invece, attenzione, il passato è utile solo se è un insegnamento. Allora parliamo del passato per tutta la vita, sì. Allora, per pulire la mente, perché ripetiamo questo che è interessante. L'intimità è un amplificatore energetico. E che cosa va a amplificare? Il bello e il brutto, il pulito e lo sporco, la gioia e il dolore, è un amplificatore. È come se dicessi, vuoi cantare, ti viene il microfono, ma se quello storna è amplificato. Perché adesso negli Stati Uniti d'America hanno scoperto una nuova scienza. Quando noi diciamo la medicina occidentale, non è quella della Russia. L'ultima top, si chiama, ripetete con me, psico-neuro-endocrino-immunologia. 30 lettere della parola più lunga della lingua italiana. Dove hanno scoperto che il sistema immunitario, che è la chiave di tutto, è sensibile agli stati mentali, tipo paura, colpa, inibizione, vergogna. Queste tre cose mescolate sono un cocktail micidiale che produce rabbia, o gelosia, ipocrisia. Quindi, a seconda di come sta la mente, influenza i neuroni, psiconeuro. I neuroni, da non confondere con il gioco di esempio, con i neuroni, non sono giù, sono su i neuroni. Non è che da domani io ne ho pieni neuroni, quelli sono un'altra cosa, i neuroni sono qua. Se la psiche, se i pensieri e le emozioni contaminano i neuroni avvelenano il sistema endocrino e il sistema immunitario. Avete sentito il fischio là? Traduzione. Giù. Quindi cosa hanno scoperto? Lo yoga, la meditazione. Stare in pensieri ed emozioni in armonia, pulita la mente, i neuroni funzionano da Dio, il sistema endocrino come quello di un bambino e il sistema immunitario come Superman. Proviamo a dire questa frase, ma sentirla proprio. Il mio corpo è un luogo sacro.
Io vivo, in un luogo sacro. Nella mitologia antica si parlava del fuoco sacro che partiva da un osso, che era chiamato l'osso sacro. Quindi cosa c'era dentro il tempio? Un fuoco acceso a simboleggiare che esternamente, che nel tempio dell'anima, che è il corpo, c'è un altro fuoco sacro che parte dall'osso sacro. Fuoco sacro. Noi chiamiamo fuoco sacro. Alcuni punti del corpo stimolati amplificano il calore, anche loro, no? Accendono il fuoco, che stupidamente è stato anche chiamato passione, no? Così. Oppure se si è spenta la passione. Dipende, perché da questo fuoco si può attivare automaticamente o si può attivare scientificamente. Scientificamente vuol dire che tu sai qual è la causa e produci un effetto. Quindi ci sono alcune parti del corpo che sono più sensibili. Quello che è strano è che il corpo femminile è ignoto anche a molte donne, figurati gli uomini. A questo punto non è che da stasera clitoride, colazione, pranzo e cena, come a casa tua. Alla mattina cereali, clitoride, a pranzo. Spaghetti e clitoride, alla sera minestrina e clitoride. Quindi non è tanto come il maschilismo fa credere che un rapporto sessuale è erezione e basta. Tipo allarmi, erezione, poi corri. Poi finito l'erezione, ammai la bandiera. E quello suona in silenzio, guarda anche nelle caserne. Quindi converrebbe proprio capire che noi abbiamo due corpi, uno energetico, chiamato la mente, chakra, energetico, eterico, astrale, invisibile, chiamalo, che non si vede ma è quello principale, e uno fisico su cui tutto quello che avviene in quell'altro si scarica, per cui tu praticamente guardando il corpo di qualcuno, ad esempio, tu di qualche vita passata sei morto di fame. No, nel senso proprio. È probabile, sicuro. Allora dice, in caso di carestia, sarò l'ultimo a tirare muoio. Cioè il suo subconscio, sapete cosa stai dicendo? Falli ridere, poi voglio vedere quando c'è la carestia. Perché se studiate la storia, diverse carestie morivano tutti. I grassi per tutti. Anzi, alcuni grassi si mangiavano i magri man mano che morivano. Erano dei tecnici, evitiamo i grassi, però. Mangiamo di magro. L'osso, quello si chiama l'osso, lo si chiamano un po', quindi se tu hai il corpo di qualcuno riesci anche a vedere la mente. Allora cosa succede? Magari uno karmicamente nasce con un bel corpo, ma se non aggiusta la mente gli fa dei brutti scherzi. Uno non riesce a capire come mai delle donne bellissime, l'altro giorno ho visto su un giornale una fotomodella di una bellezza sconvolgente, a 16 anni si è lanciata non so da dove, dal balcone, perché il fidanzato l'ha lasciata. Se avessi potuto dire due parole a lei prima del suicidio, cosa gli avrei detto? C'è Boracci! Boracci avrebbe salvato la vita questa. C'è la sua fotografia, ha scritto su Facebook, vi amo tutti, che tradotto in italiano vuol dire non amo nessuno, infatti si suicidato. I love you Boracci, Boracci partiva servizio d'ordine. Ma perché quella che aveva un corpo bellissimo, se la legge del karma è vera, quella per avere quel corpo lì doveva avere un karma positivo, sì, però è come l'acqua inquinata, c'è un litro d'acqua, tre gocce di veleno, cioè ma che te frega tre gocce, non hai capito? Che certi veleni basta tre gocce e inquinano un litro d'acqua. Ecco che allora se uno non purifica il suo karma
Allora, se il corpo è specchio della mente, ogni incontro è uno specchio. E qui ci ferma un attimo, aspetta. Cioè noi dovremmo veramente guardare ogni persona e ascoltare dentro la risonanza. E quando incontriamo un antipatico, fermiamoci a pulire l'antipatia che è in noi. Però se troviamo uno simpatico, facciamo festa, scusi, no? Krishna 5.000 anni fa ha detto, un'anima realizzata vede con la visione anime, una 62enne, un 70enne, una 22enne, Cimatti, c'è anche Cimatti proprio scritto, poi anche il cane, il gatto, la mucca e l'albero con la visione anime. Cioè nel senso che oggi è così, domani cambia. Quindi abituiamoci alla visione equanime. E se vogliamo che gli altri riconoscono le nostre qualità, dobbiamo riconoscere la qualità in ogni persona che incontriamo. Allora, io ringrazio tutti quelli che sono venuti qui. Potete vedere sul biglietto da visita che ho messo 5 per 1000, il mantra lo ripetiamo, io sono uno spirito eterno. Io vivo in un corpo senza età. Io vivo in una mente senza tempo. Poi su Facebook Giorgio Arquetti ti ama, vi seguite, iscrivete, riceverete comunicazioni di tutti i vari incontri. Seguate www.giorgioarquetti.org, anche lì trovate il calendario. Ecco, adesso siccome chiudiamo, poi qualcuno deve partire, ci vorrà un po' di tempo così. Se qualcuno ha delle carenze affettive, chieda a qualcuno di abbracciarlo, tipo la Bertemante, appunto, dove lo ritrovo a 25 anni, no? Visto che ci siamo compassionevoli, ripetete con me, mando il mio amore, perché la mia buona energia a tutti quelli che in questo istante stanno lasciando il loro corpo fisico, il viaggio. Bene, adesso allora rimanete qui che io vado. Dicevo, chi pensa di avere delle carenze affettive non ha tempo per la 432, faccia un fai da te. Quindi tra qui l'uscita di sopra sulle scale, se ve la sentite, abbracciate gli altri in modo affettuoso, di modo che uno fa un bel pieno di energia. Prima di andare sulle autostrade comprate qualcosa da mangiare, perché il viaggio continua, e come ci siamo incontrati numerose volte ci incontreremo ancora. Ringraziamo ognuno, ringrazia se stesso che è venuto fin qua e andiamo.